Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere in compagnia sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. È il 13 febbraio 2019, è una giornata un po' particolare. Di solito non siamo in onda di mercoledì, ma questa settimana, per permettere a tutti gli innamorati, a tutti coloro che si vogliono bene, a tutti coloro che domani vogliono festeggiare in pace, in serenità, in tranquillità, abbiamo anticipato il Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì, ma questa volta del mercoledì sera. La trasmissione che ci piace fare, perché io mi riposo un pochino. E ragazzi, io non so se... Allora, non so se questa sera riuscirò a riposarmi veramente, perché accanto ne ho tre, e sono tre spietate, tremende, sanguinarie. Voi non saprete che cosa potrà succedere. Chi è sulla radio non sa. Beh, se non sapete, dietro la lavagna, veramente. Ma chi è su Facebook già le ha viste. Signore e signori, questa sera a Dopo Cena Con ci sono Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto. Come state? Ciao, bene, grazie. Catapultata in questo mondo assurdo della radio dei altri tempi, come la chiamo io, la radio, quella che ci fa sognare un pochino, che ci porta un po' alle radio pirata degli anni 70, no? Assolutamente. Quella in cui ognuno fa un po' come cazzo gli pare. Esatto. E questo è fondamentale. Ed è bellissimo. Siamo qui apposta. Bello. Loro già mi stanno soverchiando, io sono felice. Ciao a tutti i ragazzi che siete in diretta in questo momento anche su Instagram. Buonasera a tutti. Ci vedete un po' male, Instagram è tremendo, non riesce a fare delle dirette fatte bene, ma se venite su Facebook, pagina Radio Cigliano di Facebook, ci vedete bene. Qualche piccola coordinata per voi che siete qui, per chi non ha mai visto la trasmissione, per esempio, 328-7948-796 è il WhatsApp per essere super social con noi, per condividere la vostra gioia di essere qui. E come potete fare? Semplicemente, facilmente, mandandoci il vostro contro selfie. Che cosa state facendo in questo momento? Siete a casa? Siete fuori? Con gli amici? Cosa state facendo? Noi lo vogliamo vedere. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, e questo è fondamentale. E per esempio abbiamo qui il nostro solito amico Sasha da Zurigo, che ci ha immediatamente mandato le prime impression per le nostre amiche. Questa è quella per Roberta. Lui nel suo immaginario, nel suo mondo di Zurigo, che però vive di doppiaggio italiano, e questo è molto bello, ti vede insieme a She-Hulk, Jennifer Walters, ti associa, e ti associa anche a Tamala Jones di Castle. Sì, come no. Okay. Sì. Per esempio, per dirne una. Che carino, ciao. Ma non ha fatto solo questo, ne ha preparato uno anche per Laura Boccanera. Nala del Re Leone. Meraviglio. Fantastica. Belle. E poi ci sta Belle, per esempio. E poi ci sta Helena Bonham Carter, bella gnocca. Bella gnocca, non c'è che dire. E poi, per esempio, sempre Sasha ne ha preparato uno, perché par condicio, per tutti. A chi tocca non si ingrugna. E c'è quello per Francesca, c'è Jane Porter. Ti ricordi Jane Porter? Mamma Tarzan. Mia, l'ho appena rivisto su Sky. Com'era? Carina, è bello, vero? È stato bello. E poi c'è anche Stana Katic. Quella di Castle. Stana Katic. È quella di Castle. Che nomi hanno questi? E che Castle ne so? Stana Katic. E poi c'è Rosario Dawson. Vabbè. Questi sono come, per esempio, Sasha vede le nostre amiche. 328-7948-796, super social con noi, potete fare tante cose, potete votare, per esempio, per le nostre sfide. Fra un po' ci sarà una domanda stupida che faremo, stupidissima, alla quale il primo però che risponde... Questa non è stupida, questa è un po' da intenditore. Insomma, esatto, è un po' da intenditore. Attenzione. Non è facilissimo. Il primo che risponderà a questa domanda su WhatsApp sarà chiamato. Dring, pronto? Dring, potrete parlarci direttamente e parlare con le nostre ospiti. Dopodiché ci saranno le rubriche, ci sarà la clip misteriosa, hanno portato tre clip, e saranno facili, saranno difficili, da che doppiaggio sono tratte, questo vogliamo sapere da voi, sempre al WhatsApp le risposte, solo sul WhatsApp. Poi c'è la possibilità di avere il nostro selfie di giornata, che tra un po', quando avremo rotto il ghiaccio, saremo tutti contenti e avremo un bel sorriso, anche un po', non so se notate il vino che... Infatti volevo dire, è vero, il ghiaccio è già rotto tranquillamente. Serenamente, evviva, bellissime, sono contento stasera, una cifra. Allora, avrete il nostro selfie di giornata, che produrremo tante cose, ci sarà il questionario di Proust, ci sarà la sorpresa finale di cui non sapete nulla e che vi dirò alla fine, perché stavolta ve l'ho anticipata, abbiate un po' di paura, ma la cosa importante è salutare per bene le nostre... un'altra cosa, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo
pubblicità attraverso il vostro gradimento. Se vi piace, condividete, più gente si unisce, siamo di più e ci divertiamo. Altrimenti morirà la trasmissione, quindi vi conviene condividere. Appunto, e un like sulla pagina Facebook vuol dire applauso, fate bene il vostro lavoro e questo ci piace tanto. Questa puntata sarà premierata domani alle 14 su YouTube, dopodiché sarà in perpetuo lì, canale YouTube Radio Cigliano, iscrivetevi anche là e visto che ci siete iscrivetevi anche su Instagram perché potrete partecipare con noi e fare qualche cosa che poi vedrete che cosa faranno attraverso il vostro voto, che cosa faranno le nostre ospiti. Come state? Ma diciamo che siamo contenti. Siamo contenti, felici. Stiamo bevendo qui una Coca-Cola. Come state? Allora, io sono veramente contento, ma c'è tanta gente qua che ci sta salutando. Io la voglio andare a prendere dall'inizio, veramente. Carmelo, Andrea, e c'è anche Ignazio, Michelangelo e Paola e tutti quanti, grandissime da parte di Sasha. Ciao a tutti. Marina Viganò dice buonasera a tutti. C'è anche Rachel, Licia, Marianna, Orazio. Ciao! E c'è Nicola, Gabriele. Simone, James. Simone D'Antonio, ciao! Ciao Simone! Tutti fanno tanti complimenti, buonasera a tutti, qua siamo veramente con i primi commenti. Io me lo sentivo che oggi ci sarebbe stata Laura, dice Marina. Accidenti! E devo dire che se te lo sentivi sei veramente una sfera di cristallo, perché abbiamo dovuto... Oh, io oggi sto con la barba, non sono riuscito a farmi manco la barba. Sei bella, ma sei bellissimo. Sono un po' wild. Sei bellissimo! Un po' così, un po' selvaggio. Sì, sì. Vabbè, che dobbiamo fare? Allora, ciao a tutti da Giulia, ciao Laura, ciao Francesca, siete grandissimi da parte di Vito, buonasera e forza Lazio, dice Giulia. Vabbè, basta, vabbè, andiamo a casa. Sono cose che succedono. Ognuno è libero. Sono scelte. Com'è diventata improvvisamente seria? Ognuno sceglie. Sceglie le sue passioni. Esatto. Vabbè, che dobbiamo fare? Avrei una domanda per le ospiti, subito da Ignazio, guarda com'è articolata, e anche coi puntini, cioè non ci possiamo sbagliare. A Francesca, ecco. Vorrei chiedere cosa ricorda del film Resident Evil e del suo personaggio Alice interpretato da Milla Jovovich. Allora, ne abbiamo fatti tanti di questi Resident Evil, ma è un genere che io non è che amo particolarmente. Non ti piace? Non lo trovi? Calcola che è tratto da un videogioco, quindi partiamo che io i videogiochi non li faccio, non è una cosa. Ma tu non sei una che smanetta sul videogioco? Perché tu mi ci facevi, eh? Io un pochino sì, guarda, non so perché, però. No. Però il film, devo dire, nel suo genere è fatto molto vero? Bene. Sono molto particolari. Sì, no, sono film. Fatti bene. Poi lei è strepitosa in quel ruolo lì, è convincente, cioè c'ha proprio il fisico giusto, la grinta giusta. Qualche piccolo effetto speciale? Piccolo, vago, vaghissimo effetto speciale. Qualche zombetto quello. Sì, qualcosa qua, sì. Poco. A Laura, un pensiero su Belle della Bella e la Bestia. Beh, Belle era meravigliosa, io l'ho amata moltissimo. È una ragazza fantastica, studiava di cultura, si ribellava a tante cose, con un cuore immenso. Tant'è vero che si innamora della bestia. Che si innamora della bestia, vero? Che poi però alla fine viene premiata perché insomma è un principe bellissimo e quindi bellissima, l'ho è amata bellissimo. Moltissimo. Ti è piaciuto insomma? Sono film. Ma ti piacciono i film di animazione, Laura? Moltissimo. Ti diverti a fare i film di animazione? Sì, amo anche moltissimo i film. Soprattutto di animazione. Un Disney, diciamo? Soprattutto i film Disney. Pixar, Disney, queste cose qua, soprattutto, sono questi elaborati. Sì, e mi dispiace, non... Le operazioni di farli di nuovo, come stanno facendo adesso di nuovo i film, no? I film della Disney, hanno rifatto Cenerentola, hanno rifatto tanti film. Io continuo ad amare il cartone, a me personalmente. A te dà qualcosa. Ha un altro fascino. Sì, un altro fascino. Sì. Francesca, a te i cartoni? Da morire, però io sono vecchia scuola, cioè so le battute di Cenerentola a memoria. Le canzoncine fino a un certo punto mi sono piaciuti tantissimo, poi improvvisamente gli ultimi... non ti sono più piaciuti un po' meno, perché adesso forse c'è molto computer, vero? Sì, quando erano fatti a mano, però voglio dire poi sai, entriamo subito con una piccola polemica. Diciamo che ci viene data meno l'opportunità di farli questi cartoni negli ultimi anni. Perché? 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 So che tu non ne sai nulla. Io sono assolutamente privo di qualsiasi tipo di conoscenza di questa cosa. No, perché mi sembra che ultimamente
li facciano fare ai talent. Ah, ma chi sono questi talent? Sono dei veri talenti allora. Ecco, esatto, uno dice ci sto. Cioè, certo, che ne so, stiamo parlando di attori, attoroni, attori anche particolari, anche comici, persone che hanno delle caratteristiche, io sono strafelice, cioè va benissimo. Quando si parla di insomma gente che non ha niente a che fare con lo spettacolo, che viene buttata in sala, La fa più male, eh? Diciamo che è abbastanza incomprensibile. Sì, non si capisce bene. Marketing, diciamo che è un si po' scura la cosa. Sì. Pubblicità. Anche perché il risultato, sì, è diciamo solo che una questione. È abbastanza chiara, è sì. Ovvio, è il marketing. Gay. Soldi. Come Mahmood. Grande vincitore di Sanremo. Gira tutto intorno ai soldi. Già, è così. Sì. E Roberta, tu i cartoni come sei messa? Beh, anch'io, io sono assolutamente d'accordo. I cartoni di una volta a parte che ti facevano entrare dentro, cioè secondo me vivevi proprio la favola, ti sentivi quel personaggio. Oggi sono molto cambiate le cose. Non è più come prima. Anche questa cosa che dici tu dei computer ha rovinato un po' quella magia. Beh, io so per esempio che un grande dei cartoni, che non è americano ma è giapponese, Miyazaki, che ha fatto dei cartoni meravigliosi, si è distrutto le mani proprio a disegnare. Perché lui ha cominciato a disegnare prima e alla fine aveva le mani completamente devastate per quanto disegnava. Certo. Adesso si fa tutto col computer, però d'altronde anche questo qui, no? Tu prima per fare il numero facevi... rotellavi, giusto? Adesso ma neanche Siri mi chiami, capito? Eccola, guarda, è partita Siri. Fra un po' ci parleranno, ci consoleranno. C'è cioè anche Alexa, siamo. No? Sì, c'è Alexa. Io ce l'ho. Tu c'hai Alexa? Sì. E che gli dice Alexa? Alexa, com'è il tempo a Roma? Alexa, ma te ci parli, quindi? Anche la barzelletta mi faccio dire. È vero? Certo. Perché poi ti mette la musichetta anche? La musichetta delle barzellette carinissime che io poi vi propongo a te e agli altri. Davvero, è così. Ci consoleranno. Roberta, sempre da parte di Ignazio, com'è stato sostituire la grande Laura Latini nel doppiaggio di Gwen in A Tutto Reality? Beh, è stato un onore, un privilegio, e anche perché Laura è insostituibile, inarrivabile, e quindi ho sentito molto il peso di questa cosa, ma è stato veramente un grandissimo onore, perché al di là che per me era una mia grandissima amica, era una grandissima professionista, quindi mi sono sentita molto onorata non solo a Tutto Reality ma in Will & Grace, in Castle. Certo. È stato un grandissimo privilegio. C'è stato mai, chiede Alex, un ruolo talmente struggente e sofferto da farvi piangere al leggio? Sì. E richiedere anche qualche minuto per riprendersi? Io questo lo dico sempre. Sì. Loro girano la scena e basta, cioè è finita là, no? Fanno la scenona, poi certo la girano da più angolazioni, però quel giorno girano quella scena lì, soprattutto se è una scena particolare. Noi facciamo una scena apocalittica, tremenda, e dopodiché si passa alla scena successiva e stanno al ristorante. Sì. E ridono e scherzano, sì. No? Perché magari il montaggio del film è infatti questo. Infatti siamo tutti un po' schizzati, noi. Un po' schizzati. Sì. È una bella psicoanalizzata, sì. il doppiaggio. E vi è capitato di dover chiedere una sospensione? Cioè di... A me è successo, io me lo ricordo benissimo, è successo una volta sicuramente in... doppiavo Rosario Dawson in Sette Anime e la scena finale del film... Vabbè, è un film struggente, dove c'è questo amore, dove lui praticamente si sacrifica, ma era una sua volontà dall'inizio del film, sì. Vabbè, comunque, senza stare a raccontare il film, lei alla fine, siccome lui dona i suoi organi, e lei, a lei viene donato il cuore di lui, sì. E lei incontra un uomo che era cieco e al quale lui ha donato i suoi occhi, e lei quando c'è l'incontro con lui e lo guarda negli occhi, è stata una cosa struggente, no, tremenda, struggente. Cosa. Mi sono dovuta proprio, perché poi lei anche piange, ma io piangevo talmente sul serio che la scena non è venuta, perché non riuscivo a prendere i suoi tempi. Certo. E lì mi sono perché resa conto non puoi avere i tempi tuoi mentre non fai puoi la avere cosa i tempi devi tuoi. Avere i tempi suoi e lì ti rendi conto di quanto l'emotività deve essere comunque legata sempre alla tecnica nel nostro lavoro, non ti puoi lasciare andare. Certo. Completamente controllata, sempre controllata, sempre Invece a me è successo in Scelta d'amore, un film con Julia Roberts, non so se ve lo ricordate, ma penso come che no, sì, porca no, miseria benissimo. Che io e mio cugino Massimo Rossi, che doppiava, adesso mi sfugge il nome dell'attore, perdonatemi,
e abbiamo visto la scena in originale, eravamo tutte e due in lacrime. Il film parla di lui che è malato di cancro, di questo grande amore, ed eravamo tutte e due in lacrime, quindi abbiamo dovuto aspettare. Sospendere, perché molto spesso quando tu incidi con le lacrime, che singhiozzi davvero, non va bene, perché come diceva giustamente Francesca, c'è bisogno insomma di asciugarla, no? Non va bene. Potrebbe essere troppo. Comunque potrebbe sì, essere sì, troppo, o comunque sì, non nei tempi suoi. Esatto. Non c'ha i tempi suoi. Cioè, il mood è quello, però poi lei l'ha fatta. Sì, e tu come devi, diciamo noi, lei ti devi incollare. Comunque devi incollare. Non sono stati tanti i film, insomma. Roberta, le lacrime. Guarda, quello che ricordo in questo momento è proprio Will e Grace, quando c'è stata la morte di Rosario, che è questo personaggio che con Karen è sempre stato è stata un po' la colf di Karen, e quando è venuta a mancare, sarà pure il sovraccarico mio emotivo di tutto, io ho avuto un crollo, tant'è che ho siamo rimasti un'ora, un attimo per riprendermi, eccetera, con la comprensione ovviamente di tutti, però è stata veramente quindi nostra. Allora, noi facciamo un lavoro nel quale, come dicono, alcuni dicono voi copiate. Io contesto questa cosa del copiato. Anch'io contesto. Perché noi è vero che abbiamo un riferimento precisissimo dal quale non possiamo uscire, però noi stiamo anche dando una sensibilità diversa, italiana, un cuore italiano a un recitato in... lasciate perdere l'inglese, che c'è il nostro pane quotidiano, ma prendete un film finnico, un film russo, esattamente di chissà questo dove, è il punto, Ale, nel senso che quando hai una buona base, quando ti capita di doppiare dei grandi attori, la base è buona, e quindi tu devi comunque rendere, io dico sempre, al 70%, 80% quello che hanno fatto loro. Nel mio caso, io cito sempre Jodie Foster, che secondo me è un'attrice straordinaria, quindi quando tu riesci a rendere, perché loro, sai, hanno studiato mesi, quindi è un'altra cosa. Però è anche vero che in molte lavorazioni che non si hanno queste basi così buone, anzi spesso ci sono delle basi terribili, e noi con il nostro doppiaggio lo miglioriamo tantissimo. È vero, sì, assolutamente. Noi diciamo, dipende sempre dai prodotti. Spesso ci sono anche delle tincate tremende, assolutamente, okay. Dipende sempre ci stanno, dai prodotti, esistono, tutta sì, l'epoca delle telenovele, sì. Infatti, che poi forse per loro, io ho sempre detto, loro che recitavano in queste telenovele, per loro era forse una grande espressione d'arte, certo, per il loro paese, rapportato a noi dal nostro background, quello che abbiamo visto e quello che eravamo abituati a vedere. Vi ricordate quando sono arrivate le telenovele, che eravamo tutti basiti, no? Sì, tutti, sì, oddio, questa sì, come la faccio, con le facce, sì, con le espressioni esasperate, le intonazioni marziane, no? Mediare, sì, dovevi mediare, no? Sì. A volte erano terribili, dovevi fare delle cose esasperate. Quindi secondo me noi non copiamo, noi facciamo uno strato ulteriore, assolutamente, localizzato in Italia ovviamente, esatto, di una cosa che è stata girata altrove. Esatto. Ma quanto cuore ci devi mettere? Tanto. Quanto cuore tanto, devi portare? Tutto. Ma ci anche devi in una scena di risate, tutto, anche in una scena qualunque. Il cuore, capito? E l'anima. In questo lavoro ci vuole il cuore e l'anima. Beh, perché se ci pensi, no? Il pianto di cuore, la risata di cuore, è tutto di cuore. Certo. Quindi il cuore è al 100%. Sempre. E poi senza quello è, esatto, niente. Sono le cose più difficili. Vero? Ridere, piangere. Sono tutti buoni a dire buongiorno. Gridare, ridere, piangere, no? Gridare sono le cose più difficili. Insieme alle voci fuori campo, che secondo me sono in assoluto le più difficili. Sono perché le più gli occhi difficili dell'attore non li vedi. Cioè, non vedi gli occhi dell'attore. E devi andarti a matchare con quello che suono, ha fatto lui. Esatto. E su quello che lui ha fatto come personaggio. Cioè, certo, non è che puoi fare la voce, esatto, fuori campo e impostarla come la faresti tu. Certo. Ma come la farebbe quel personaggio lì? Infatti, esatto, di solito quando c'è un film che è accompagnato da una cospicua voce fuori campo che parla, di solito si fa prima tutto il film, sì, e poi per ultimo, se il piazzamento è stato fatto bene, è stato fatto ragionato, si fa la voce fuori campo alla, esatto, fine. Alla quando fine se tu stai raccontando delle cose, sai
hai esattamente il quadro, esatto, di quello che stai, esatto, raccontando. Le espressioni, no, dell'attrice. Certo, alla fine, certo, bisogna farla, e spesso si fanno separate, no? Infatti, sì. La voce separate. Fuori campo la facciamo dopo, in un altro momento, perché sono separate. Infatti, sono piccoli trucchi del doppiaggio. Cose che, insomma, meravigliose. Un pochino. Sì, lì era in gioco anche il fonico che ti mette il microfono in un certo giusto modo. Esatto. Tu stai, esatto, ti metti più vicina. Sì, 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 e comunque ti tengo tu, in questo tempo. Sì, sì, ti, sì, prendo bene. Ti avvolgo col suono. Perché poi noi abbiamo questo che state vedendo in televisione, ma che alla radio non, è quello, è il tramite che ci fa arrivare che fa arrivare la nostra voce a voi, il microfono, che è un amico, ma quante volte è nemico il microfono? Beh, spesso a dipende. Può nemico, esserlo, eh, se ti viene qualche lista. Può essere perché lo stomaco. Beh, scusate, io sono la regina, so, dello stomaco. Cioè io tipo proprio il gianicolo a mezzogiorno, io la mattina alle 11. No, ma spieghiamo che vuol dire lo stomaco, che ne so, alle 11 di mattina per esempio si può, si può avere fame, no? E lo stomaco tu non lo comandi, e quindi me lo decidi, si sente al cuore, ma anche allo stomaco non si comanda, no? Uguale, esattamente, c'hai un rimestamento che dice che devi andare a mangiare, e può passare dal gorgoglino educato al tipo lavandino. Sto a fare qua, prende dei suoni che sembra un horror a momenti, certe volte, veramente una cosa tremenda. Prende tutto. E dobbiamo rifarla. In senti, caso ma si rifarla. Facciamo un saluto a tutti i fonici di doppiaggio. Guarda, assolutamente. Perché vi do la telecamera alta. Siete a tutti, grazie. Per tutto quello che fate, la pazienza, il lavoro, siete strepitosi. È vero. Sì, io sono veramente... Noi senza di voi non no, saremmo, no, saremmo un quarto, no, ma forse saremmo, niente. Saremmo pesci. Scusate, saremmo zero. Saremmo zero, è ancora meglio, ancora. Beh, insomma, più diretto. Loro hanno tanto, tanta responsabilità. E come dico sempre io, un altro che ha una enorme responsabilità in tutto quello che facciamo è il direttore del doppiaggio, perché è il maestro d'orchestra di quello che facciamo. Quello che se lui insieme alle voci, stona, è il nostro, stoniamo anche noi. È il nostro, esatto, regista. Esatto, esatto. Regista, psicologo. Soprattutto psicologo. Dunque, Laura Boccanera dice: Paola, sei un mito, seguivo sempre Candy e lo Spank, Lady Oscar, Lulu. Hai ragione. Quanti ne hai fatti, veramente? Hai ragione. La nostra infanzia. Vi ho annoiato. No, che ci hai annoiato? Ci hai deliziato. Ci hai deliziato. Io ricordo una cosa: io ero un ragazzino e c'era Candy, che tra l'altro non può più andare in onda per questioni di diritti internazionali. Porca, non può essere miseria, più trasmesso, sì. Capito? Finché non risolvono, non si può spero più trasmettere. Spero che risolvano. Mondialmente io. Proprio, in tutto il mondo. Spero che risolvano presto. E c'era sta cosa con tuo cugino. Terence. Anche lì. Mi sono dimenticata prima di dirvi che con Terence ho pianto, con Candy ho pianto tantissimo. Bello questo. Mi sono dimenticata, è vero. Quanto piangevo con Candy. Ma per esempio quando è mamma morto, mia. Quando è morto Anthony, quando è morto cadendo Anthony da cavallo. È morto Anthony e poi correvo dietro a Terence e poi con la ragazza che era paralitica, oh scusate, e lei ha dovuto rinunciare al suo, no, una tragedia, ero sempre in lacrime. Sì. Però Candy è bello, Candy però è bello perché poi vuol dire che anche la Croce Rossina. Nel cartone animato che negli anni 80 era considerato F. Beh, è stato proprio il boom, no? Sì. Candy fu per me, cioè io ero interviste, giornali, trasmissioni, ero proprio bombardata, fu proprio un grande evento, grandissimo. Infatti dopo, nel corso della mia carriera, che ho fatto tantissime cose anche, insomma, molto belle, e quando parlavo e dicevo, ma veniva sempre fuori Candy, cioè lo so. Candy era proprio, è un marchio di fabbrica, era ormai il top. Tu dici, ma io veramente ho fatto anche Jodie Foster, ha vinto due Oscar. Sì, però sì, Candy. Tu dicevi, va bene, ok. Ok, ho fatto a un Candy certo Candy. Punto, no, io sono Candy. Felice. Sì, allora, sì, vorrei sì, che sì, fosse chiaro, perché molti non capiscono. Sono stata anche fermata una volta a una presentazione, a un premio. Un ragazzo si è molto arrabbiato, mi è corso dietro, perché io salendo sul palco ho detto ringrazio tutti, per Candy ovviamente era, dico però io anche, lui mi è corso di dire, ah tu l'hai sminuita, hai fatto, dico ti prego credimi, non è così, era solo per, quindi per dirti quanto le persone sono affezionate a Candy. Tantissimo, Candy, lo capisco veramente. Anch'io, insomma, io mi sento un po' Candy, infatti questo spirito da Croce Rossina mi è rimasto. Ti è rimasto tantissimo, fissato proprio. Non è un caso un che timbro. Io abbia fatto Candy, insomma.
mi rispecchia parecchio. Vabbè. 21 e 24 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto, un tris di donne fenomenale oggi, eccezionale qua accanto a me, non so se riuscirò a tenerle, però nel frattempo con il vostro aiuto ci riesco, veramente Roberta unica, la mia Karen Walker, tanti che stanno dicendo, voci meravigliose, Jane di Tarzan è qui, dice Simone, super ospiti, Soara ci dice un saluto particolare a Francesca Fiorentini, una delle voci che amo di più, l'ho amata tantissimo nel ruolo di Grace, di Will e Grace. Come ricordi il doppiaggio di quella serie? Che poi tra l'altro è ripreso adesso. Si è in ripresa, adesso lo dobbiamo riprendere proprio la prossima settimana. Sì. Ma è quindi partita regolare una nuova serie, nuove stagioni? Sì, nuova stagione, ne abbiamo già fatta una, adesso stiamo per fare la seconda, hanno già fatto tutto. Ed erano passati 15 anni? No. Forse una decina, o 8-10 anni. Una decina. Vabbè, esilarante. Cioè, le risate che ci siamo fatti con questa serie, ma proprio da dire a un certo punto, ferma tutto, accendi le luci, prendiamo aria, usciamo, perché proprio piegati in due. Perché loro sono strepitosi, proprio strepitosi, sono tutti e quattro, sono, perché poi si chiama Will e Grace, ma appunto poi anche il personaggio di Jack e di Karen che fanno, vabbè, Nanni, Francesco Prando fa Nanni Baldini, fa Jack, Francesco Prando fa Will e Roberta fa Karen. Tra di loro c'è una chimica incredibile, un affiatamento. Si vede che sono proprio stretti. Sono a un livello di talento e di bravura che rimani a bocca aperta, sì. Cantano, ballano, hanno dei tempi comici di battuta e risposta, si capiscono con un'occhiata, sono pazzeschi. E soprattutto non sono più ragazzini adesso. No, e la cosa bella, quella è la cosa, adesso che hanno ripreso, sembra che si siano lasciati ieri e hanno ripreso oggi. Cioè questi anni che sono passati, non sono passati. Incredibile. Hanno fatto tante altre cose loro nel frattempo, sì, la marea. Sì, a me è capitato di doppiare Debra Messing, sì. L'ho doppiata anche in tante altre cose, fatto film, ha fatto altre serie, però quello di Will e Grace è insuperabile. Quella è una delle serie, secondo me, epocali. Sì, cioè, anche secondo un po' come me. Friends, sì, sì. Come è stata Yara, ha sdoganato serie, il mondo, Beverly Hills. Ha sdoganato il mondo degli omosessuali. Certo. Comunque l'ha sdoganato in televisione. Certo. Lì in poi, diciamo che ancora adesso è molto attuale, però... all'epoca non lo era. È partito da lì. Quindi insomma tante. Poi tra l'altro io non so adesso come lavorate, ma all'epoca eravate insieme a doppiare. Sì, almeno in due. A coppie, diciamo. Ma lo sai che siamo riusciti a rifarlo di nuovo? No, sì, questo è fichissimo. È bellissimo. È bellissimo. Sì, già con l'altra stagione gliel'abbiamo chiesto e ci hanno più o meno combinato, e anche questa nuova stagione siamo riusciti. Bello perché poi ecco apposta. Laura, per esempio, il plus valore di lavorare insieme rispetto alla colonna separata. Ormai noi siamo abituati alla colonna separata. Anche forse malvolentieri a volte, no? Però il plus valore del lavorare insieme con l'attore, è un'altra cosa, chi... è più bello condividere, è più piacevole proprio lavorare. E poi comunque anche stare a leggio insieme è anche più utile, secondo me, perché si condivide di più, si capisce di più, ci si aiuta di più, è un'altra atmosfera, entri più nella situazione, nel personaggio. Poi ti tiri proprio la battuta dalla bocca. Ma assolutamente. Senti anche l'altro. Certo. È un'altra cosa. Ragazzi, noi nasceremmo attori. Mi manca tanto. Vorrei ricordare questa cosa, diciamo, no? Quando si recita, non è che uno recita e poi l'altra parte c'è un muro bianco che si risponde. Questo succede nel doppiaggio, perché a meno che non fai un film con gli effettoni speciali che uno gira a Londra e un altro lo gira a Los Angeles, però poi gli attori stanno insieme. Assolutamente, e comunque insieme. Soprattutto nei film che si fanno le colonne separate. Eh sì, tanto lì. Lì è una questione proprio del fatto che non possiamo più incidere insieme. No. Comunque per esempio, spesso si sta anche insieme, a me insomma succede di stare insieme, ma comunque ti incidono separati sempre, cosa che prima non avveniva. Insomma, io non ho memoria, prima si incideva insieme. Adesso no, dici, ma non ci accavalliamo, no, va bene, comunque facciamo separati, è forse meglio. È nato anche da quando fanno i mix, li fanno fuori dall'Italia, probabilmente. Ma sicuramente ci saranno in America, tutti, perché per esempio le serie non le missano fuori dall'Italia, le serie le missano quasi tutte in Italia, quasi tutte. Diciamo che adesso è un'abitudine, però poi lo sai, virgolette, lo sai dov'è che va missata quella serie, non è che te scoppia improvvisamente. Ma forse è più comodo così per loro, è un
Beh, devo dire siccome che quando, è tutto più veloce devo dire adesso. Che quando, io adesso non faccio più il direttore, ma quando facevo il direttore facevo una serie che si chiamava Ossì, che era una serie corale nella quale ci si parlava, io a volte, poche volte, però a volte incisa insieme, ho detto senti scusa mi scavalli queste battute perché ho bisogno di sentire più quella sua rispetto a quella sua, e poi mi diceva guarda l'avete incisa insieme, sono proprio accavallate nell'incisione, quindi non ti posso tirare su niente, non posso aggiustare quello niente. Anche vero. Questo aiuta sicuramente quello nel mix vero. Però secondo me anche perché adesso è tutto più veloce, Ale, quindi essendo tutto più veloce per loro è più facile separare. È vero. Per il mix, per le cose, essendo anche per tutto l'ufficio tecnico, per segnare, ma per tutto, per siccome dare è una velocità supersonica, secondo me molto è quello. Prima non c'erano questi ritmi, insomma, no, era proprio un altro mondo, parliamo di un'altra cosa. C'era anche, ma c'era questa anche è meno un'altra lavoro, storia, però, Laura, come no? C'era si anche dice. Meno lavoro? Sì. Sì, sì, c'era meno lavoro sicuramente, meno fretta. Ti ricordi quando arrivavano le serie che erano andate in onda l'anno c'era prima? Più qualità, Ale. Posso dirlo? Sì. Scusa, ma lo non devo lo so, dire. Lo so, ti conosco io bene, Laura. Io ho cominciato a 7 anni, quindi posso... Puoi veramente dirlo. Ho fatto generazioni e generazioni di questo lavoro. È vero. Era è un'altra vero. Cosa. Ti hai visto tutti i cambiamenti di questo lavoro? Sì. Tecnicamente, proprio dal punto di vista tecnico, non soltanto di come recitiamo noi, ma anche proprio dal punto di vista dell'anello di pellicola che poi sì, è diventato era la cassetta, poi è diventato la moviola, le cose, gli anelli tagliati in moviola. Era tutto un altro mondo, era un'altra cosa proprio. E si vedeva tutto, non era meraviglioso, niente. Era fantastico. Era bello, era fantastico. Bello. Un po' di nostalgia, un po' di amarcord ce la mettiamo. Tantissima, ce la mettiamo. Per carità, va bene anche così, perché no, no, il lavoro certo. Sempre bello, va bene comunque, insomma si accettano tutti i cambiamenti. Però io lo ricordo con grande nostalgia anche perché c'erano grandi maestri. Io ho imparato da grandi maestri, sì, ero piccola tanti, e ho imparato veramente da è grandi vero, maestri. È vero, senti un po', a tutte e tre lo dico questo, adesso è difficilissimo entrare in una sala di doppiaggio e assistere a un turno, ma quando abbiamo iniziato un po' tutti quanti noi, era utile sedersi e non eri di scena o forse neanche eri al turno, stavi proprio ad assistere, no? Sì. Sedersi e ascoltare quello che veniva fatto, chiunque fosse il collega che stesse in quel momento al leggio, era utile? Fondamentale. Era fondamentale. Sì. Ma come tutti gli attori, cioè rubare è fondamentale. Tutti hanno rubato gli attori. Certo. E tutti quanto è servito, no? Certo, quindi, certo. Ed è un peccato che adesso è più difficile, veramente. Sì. Sì. Purtroppo non dipende da noi, scusa. No, figurati. No, dico, mi ricordo quando io ho cominciato, perché diversamente da Laura che ha cominciato da bambina, io ho cominciato anni, a 20 anni dire. E ho cominciato facendo le varie fasi, quindi assistendo ai turni e poi i turni di brusio. E io mi ricordo che le vecchie assistenti di appunto di 30 anni fa, 25 anni fa, che non sono pochi, e non volevano che tu uscissi dalla sala. Certo. Allora partiamo dall'idea, dal fatto che la sala ora è zero, una specie di loculo. Cioè, sono rimpicciolite molto, ma quante volte non abbiamo l'aria mentre per respirare prima, ma mentre prima erano enormi, sì. Per cui mamma anche mia. Un turno di brusio la gente doveva rimanere dentro perché l'assistente sennò diceva che mi fai uscire ogni volta dalla sala per chiamarti se servi, tu devi stare a disposizione qui seduta, certo. Qui ascolti muta in silenzio, non c'erano i telefonini che disturbavano. No, c'era i niente. Telefonini, no, che adesso, avrebbero tirati dietro. Adesso c'è da dire una cosa, che a volte ci sono dei ragazzi e delle ragazze che assistono con i telefonini in mano. Cioè, io rimango però veramente basita. Avete la possibilità di assistere? E no. Ve la perdete, no, per una volta mandare qui un WhatsApp. Il problema è anche quello, perché al di là dell'assistente che non ti faceva uscire, a noi non veniva, cioè a me, anche io quando ho iniziato, ma io stavo lì, no. Ma la pipì me la trattenevo fino a fine turno. Come questa io sera. Ma attenzione, Francesca, non glielo ricordare, dirlo. Attenzione che potremmo avere dei problemi. Houston potremmo avere dei problemi. Attenzione, attenzione. Cioè, io mi ricordo arrivavo 20 minuti prima dell'inizio del turno, restavo lì 3 ore. Oggi purtroppo vengono dei ragazzi ad assistere, a un certo punto escono a fumare, non tutti ovviamente, però credo che sia al di là del modo di lavorare, è proprio una non educazione al lavoro, al rispetto per quel che è un lavoro. Po' generale, vero? Sì, non è soltanto sì. Nel doppiaggio, è un po' generale, bravo, un po' da tutte le bravo, parti, certo. Un po' si rispecchia un po' il mondo che è oggi. Assolutamente. Sì. Però la sacralità della sala, Laura, quant'era sacra la sala di doppiaggio? Stai scherzando? Prima
non si poteva fiatare. C'era un grande rispetto per il direttore, un grande rispetto per l'assistente. Tu dovevi stare in sala, zitta, buona, andare quando toccava a te. Io infatti non mi ricordo queste grandi persone che assistevano, non ho memoria, non me lo ricordo. E quindi prima c'era un grandissimo rispetto, non c'era proprio... era tutta un'altra storia. Era sì. Tutto diverso. Io sì. Mi ricordo, mi mettevo lì buona buona. Poi io sono sempre stata molto buona, molto timida, quindi mi mettevo lì e c'erano, mi ricordo, Panicali, non so, insomma. Grandissimo attore Panicali. E direttore. Esatto. Ci ed siamo... era meraviglioso. Perché lui a volte era anche molto scortese, era sì. Uno che diceva quello che pensava e quindi insomma ci andava anche un po' pesantino. E io avevo la fortuna di essere nelle sue grazie, perché io ero buona, timida, quindi io andavo lì zitta, buona, facevo il mio lavoro e lui mi veniva a cercare perché io stavo zitta e buona. Quindi mi mettevo magari seduta, non so se ve lo ricordate, la sala della recording sotto. Sì. Virgolette, mi manca come tantissimo, no, certo. La recording enormi sale, mi manca sì. Tantissimo, mi sedevo lì e lui a volte non mi trovava perché stavo proprio buona buona ore e ore. Dov'è la bocca nera? Esatto. Poi io andavo a leggio e allora poi parlavo perché lui insomma era un pochino, un po' di timore me lo incuteva. E poi magari facevo le battute e parlavo tutta così. E lui, bocca nera, tira fuori quella bella vocetta. Perché ero proprio... ma era tutta un'altra cosa. Tutta un'altra tutta cosa, un'altra tutto cosa, un altro mondo. Sì. Ne avremo modo di parlare in questa puntata che si... è un po' a Marcord, però insomma c'è veramente tantissima gente. Io spero di riuscire a soddisfare le vostre richieste, i vostri saluti. Veramente siete in tantissimi, ma è il momento di cominciare a ragionare anche in musica. Cominciamo! Perché... noi vogliamo conoscere le nostre ospiti, ma vogliamo anche sapere qual è la loro anima musicale, che cosa hanno dentro in musica. Chi di voi tre vuole cominciare? Selamam Shoes? Beh, parla, perché guardi me? Non lo so. Tu guardi me. Tu guardiamo la Fiorentini. Dai, guardiamola. Fissiamola. Tu volere me. E allora io cominciare con la numero 3. La numero 3. Oh, ma che bel pezzo che mi hai portato. Raccontami il perché. Allora, questo pezzo mi mette veramente di buon umore. È un inno alla vita, è un inno alla gioia, alla leggerezza. A parte che è un sound brasiliano che ovviamente, cioè, lo senti e ti parte il piedino, cioè è impossibile stare bene, parte tutto, parte l'anca, parte tutto. È un pezzo meraviglioso, secondo me è proprio tutti in stato di grazia, sì. in quel disco, tutti pezzi meravigliosi e questo proprio è. E ti dico che c'è anche oltretutto l'aneddoto che, siccome le mie figlie sanno che io lo adoro, cioè mia figlia Eleonora, che quando, non so, magari alla radio lo sente, mi mette il messaggino su WhatsApp vocale e me lo manda. Guarda che sto sentendo. Sintonizzati immediatamente perché ci sta. E allora iniziamo a divertirci anche in musica, a conoscere le nostre ospiti anche in musica. Questo è un pezzo dell'incisione, questa incisione è del 2000, ma il pezzo è degli anni 60 e questa è un'incisione particolare perché abbiamo sia Ornella Vanoni, che è quella che ha portato il pezzo in Italia, sì. Sicuramente. Sì. Insieme a Vinicius De Moraes e Toquinho, sì. Quindi insomma una grande, grande trio di interpreti. Subito rompiamo il ghiaccio anche in musica. Questo è il primo pezzo portato oggi da Francesca Fiorentini a Dopo Cena Con. Ci ascoltiamo La Voglia, La Pazzia, La Tristezza, L'Allegria su Radio Cigliano. Che meraviglia. A questo punto Posso scendere, grazie. Come no, che eccolo carino, qua. Grazie. Siamo solo con voi di Facebook, perché vi ricordo che se volete ascoltare io ho la tosse stasera, quindi ve la dovete tenere. Se volete ascoltare le canzoni, app Radio Cigliano, scaricatevela in questo momento sulla radio. C'è la canzone pulita e ve la potete ascoltare. Se invece volete continuare a chiacchierare. È partito il corretto. Grazie. Ma non siamo qui per cantare, ma che fa? No, non lo so, vabbè, ma io lascio la libertà totale. Lascio la libertà totale. A questo punto ci alzeremo, vedete? Allora, la vasca a forma di Sicilia di Piazza Niscemi da Palermo, ce la manda Marianna che ci fa vedere uno scorcio della sua Palermo dall'alto. Guardate che bella, stupenda. Bellissima. 328-7948-796 è il WhatsApp, ripeto, per essere super social con noi e per cazzeggiare insieme anche visualmente. Vincenzo per Roberto.
scritta per Laura, l'ha fatto per tutte. Quindi devo aprirle, aspettate. Sì. Io ho molto alto il volume della. Sì, cioè, ecco che cos'era. Cioè, molto alto il volume della cosa. Allora, preparo un attimo le tre fotografie che Vincenzo ha preparato sia per Laura che per Francesca che per Roberta, ovviamente. Fatemi vedere, le devo rimpicciolire un attimo. Perché sono enormi. Ha preparato un potpourri delle locandine dei film e delle serie televisive anche che secondo lui sono rappresentative, che vi rappresentano. Partiamo da Laura, qui ci sta Jodie Foster alla ricerca dell'isola di Nim, Notting Hill, Notting Hill, Suite francese, La Bella e la Bestia e Il Re Leone. Per Francesca abbiamo Shakespeare in Love, Iron Man, Hostless, A United Kingdom, Neverland e Kung Fu Panda. Queste sono per Francesca. Mentre per Roberta abbiamo Hulk Smash, Cambio Gioco, Anna Karenina. Karenina. Poi c'è Legends, The Good Fight, ce ne stanno veramente tante di locandine che ha portato e ce l'ha fatte vedere e le avete viste al 328 7948 796. Grazie. Noi torniamo adesso in diretta anche con gli amici della radio perché la canzone è finita e chi è di voi che si prepara, perché c'è una prima ma deve esserci anche una seconda. Mi preparo io, dai Roberta, ti prepari tu, torno un attimo con gli amici della radio. Ornella Vanoni, Vinicius De Moraes e Tochigno, La Voglia, La Pazzia, La Tristezza, L'Allegria, il primo brano che porta Francesca Fiorentini, oggi a Dopo Cena con, le stiamo conoscendo, sono anche un attimo marzullesco come dico sempre, per conoscerle, per conoscersi. Quando un giorno sta tramontando e un nuovo giorno si affaccia all'orizzonte. Perché giorno è giorno. Vi vedo preparati. Siamo preparatissimi. Vi vedo preparati. Vabbè, quello ci sta là che ce le sfrittella un po' da credo una trentina d'anni, quindi insomma chi non l'ha visto veramente. Siete a Dopo Cena con le 21:41 in diretta su Radio Cigliano e adesso andiamo con il pezzo di Roberta. Io sono pronta con la 4. La 4. Mm-hmm. Allora, avevo fatto un po' di confusione perché io denuncio i casini miei, ma aveva dato delle canzoni, io ne avevo messa una che c'entrava un cazzo e lei adesso proprio arrivando qua mi ha detto: "Ale, ma hai tolto una delle canzoni più rappresentative?" Aspetta, ho sbagliato io. Tu non ti prendere questa colpa che non hai. Ho sbagliato io perché ho fatto casini. Hai fatto casino? Stiamo qui a spiegare. Comunque la canzone è la 4. La 4, l'ho caricata, giusto? Sai bene. La vedi là sopra, è quella là sopra. Sei fantastico. Perfetto, è quella là. Spiegaci perché l'hai portata. Perché l'ho portata? Adesso lo capirete subito. Per due motivi. Il primo perché il titolo sono io. Sì, il secondo perché la mia Napoli. Quanto è Napoli lui? Pino è Napoli. Napoli, io sono Napoli, ragazzi. E io sono pazzo. Lo so, io sono pazzo veramente. Allora, noi abbiamo spolverato una riedizione di questo brano che è targata 2008. Sì. Il brano è del 1979, grandissimo pezzo di Pino Daniele. Sì. Quanto ci manca? Pino Daniele, quanto ci manca? Che ti dico? Un'infinità. Troppo più, anche, Pino, veramente troppo. Pino è Pino, di perché più Pino è Pino ancora Daniele. E sarà sempre. Non stiamo parlando di Pino Insegno, ma stiamo parlando di Pino Daniele in questo momento. A Radio Cigliano, primo pezzo che porta, bellissimo, strepitoso, che porta Roberta De Roberto per conoscerla, per conoscersi marzullescamente. È Io so pazzo, versione del 2008, lui è Pino Daniele, ascoltate, se non la conoscete, che meraviglia. Ma chi non la conosce? Vabbè, io so pazzo. Stasera me cantano, sappiate che stasera me cantano alla grande. Casa mia, allora, intanto che loro cantano, visto che stasera è pieno di dolori, io è pieno di dottori, dottori e dottoresse, attenzione, io e Calzetta che ci scrivono da Rovigo, ci siamo adeguate. Un abbraccio da Silvia e Calzetta che ci hanno mandato questo composite. Vorrei dire carinissimo. Una cosa, che Cigliano potrebbe svenire adesso. Sì, c'è sì. Una siringa, Cigliano. Non guardare, già mi sento male. Grazie Silvia, grazie Calzetta. Il numero è sempre quello, lo vedete sempre in sovraimpressione, ma ve lo ricordo perché a futura memoria. 328 7948 796. Allora, anche di mercoledì è presente Paolo da Omegna, Lago d'Orta, Piemonte. Questa volta non ci manda una sua fotografia, ma ci manda uno scorcio del Lago d'Orta, veramente ma che eccezionale, del suo paese. Bellissimo. Grazie.
grazie ciao, Paolo. Grazie. Sempre 328-7948-796. Ricky, questa sera noi siamo pronti. Questa sera Ricky, che di solito credo che lavori all'Arena di Verona, però in questa sera c'è e con il suo Lumière. Vedi, bello, Lumière. Torna un Lumière. È qui presente anche lui, sempre al 328-7948-796. Un bacio Verona. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela anche voi. Guardate che cosa fa Ignazio per voi, ragazze. Che bello. Solo per voi, veramente. Ma che carino. Carino, quello grazie. Di Roberta lo domanderà tra un poco. Intanto mandiamo quello. Mi dite quanti secondi mancano? Che 24. 24. Vediamo. Allora, 24. No, mi sa che dobbiamo tornare in onda perché non ce la faccio. Perché tante cose da fare, 20. Veramente. 20 secondi. 18. Sono pochi. Che 15. No, devo tornare in onda. Adesso lo mando. Ignazio ha mandato dei bei composite per le nostre amiche. Sono. Veramente belli. Stiamo conoscendo le nostre amiche anche in musica. Preparatevi perché alla fine del prossimo brano ci sarà la domanda con la quale vi guadagnerete una telefonata in diretta qui a Dopocena con Tino Daniele, Io so pazzo, versione del 2008, Mahmood del 1979. Grande pezzo, grande carica che state ascoltando e avete ascoltato in diretta su Radio Cigliano. Primo pezzo portato da Roberta De Roberto in questa trasmissione super femminile, un tris di donne eccezionali, un tris di amiche spettacolari. Ci conosciamo da una vita e ogni volta che lavoriamo insieme, devo dire, è sempre favoloso, fantastico. Allora, ci ammazziamo dalle risate, è diciamolo. Vero, è fondamentale. Allora, prima di far vedere il composite di Ignazio, ragazze, quanto è importante lavorare con tutti i crismi del lavoro, cioè fare il lavoro al meglio, ma avere anche un'aria leggera in sala. È fondamentale. È importante, è vero? È cioè non si può andare sempre solo sulla serietà, bisogna anche un po' giocare. Beh, stiamo tante ore in un ambiente piccolo, sempre con le stesse persone, ognuno con un ruolo importante, ma è fondamentale alleggerire sempre, sì. Con la serietà, cioè io sono per il rispetto dei ruoli, certo, assolutamente, con la collaborazione è ovvio, però con il rispetto dei ruoli. Però arrivare di buon umore, farsi una bella pausetta, chi fuma la sigaretta, il caffè, eccetera, riprendere con più vigore di prima, perché no? Certo. Cioè, comunque quel lavoro va fatto, perché farlo incazzato, nervoso, sì, ma sì, con l'ansia. È fondamentale per dare il meglio di noi, nel senso che con la serenità e la leggerezza si dà il meglio, senza, perché se ci sono tensioni, cose, si dà anche meno, di più allegio, quindi con la serenità e la leggerezza si riusciamo a dare anche se poi cazzeggiamo, però come dico sempre io, no? Come dico sempre io, noi eravamo da ragazzini soprattutto eravamo fenomenali a cazzeggiare fino alla terza croce, come dicevamo sempre noi, no? Il bacetto, l'assistente che dava il bacetto sulla terza croce per una specie di ciak, però da quel momento in poi, dalla terza croce, c'era un secondo di nero e poi partiva l'immagine dell'anello e noi riuscivamo a ricalare dopo aver cazzeggiato eccetera eccetera e a stare sul pezzo e sono quei piccoli trucchi del mestiere che impari anche dai più grandi, una di quelle cose che rubi, no? Ma poi soprattutto la leggerezza, l'armonia ti crea un'unione, no? Assolutamente, per tutti i ruoli, quindi questo permette di fare a un l'altro là dove non arriva, non so, l'assistente, il direttore, il fonico, c'è l'altro ruolo che è quello, è fondamentale anche per l'attore che respira, questo è fondamentale. È fondamentale veramente, è bello lavorare insieme ed è bello anche, come dico io, che poi alla fine siamo una grande famiglia, ci conosciamo tutti, abbiamo lavorato più o meno tutti quanti insieme quindi siamo una grande famiglia, chi più chi meno, però insomma mi piace pensare un questo. Un paesotto, via. Brava, sì, un paesotto, un po' un'aria di provincia carina però, una bella aria di provincia carina. Laura, qual è il tuo primo pezzo che mettiamo stasera? Il numero? Allora, guarda che faccio quella fica senza occhiali e guardate tutti, vedo tutto, vede tutto sfocato, ma ce la farò. Io metterei il primo. Il numero uno, perfetto. Grandissimo pezzo questo e adesso non scappi neanche tu, chiedo perché l'hai portato. Allora, questo l'ho portato perché è un ricordo di quando ero bambina, diciamo, perché questo pezzo è del 70 e mi ricorda le ore passate a casa di mia zia con mio cugino Massimo Rossi, che è anche lui un grandissimo doppiatore, vabbè, ma lo sapete, e lo ricordo con grande tenerezza. A lui piaceva moltissimo questa canzone, io questo ricordo
di questa cosa che mi emoziona ancora. È bello calarci un attimo nel 1970, sì, insieme a voi, sì, con la sala di doppiaggio. E poi che adoro c'era Cat Stevens. E poi veramente Cat Stevens è eccezionale. L'abbiamo annunciato e allora ce lo ascoltiamo dal 1970. Una canzone che parla di padri e figli. Meravigliosa. E con una leggerezza, esatto, e con una profondità anche che è di Cat Stevens, che canta Father and Son in diretta alle 21.49 su Radio Cigliano. It's not time. Niente, ma attaccano tutte le canzoni. Le sanno tutte, eh? Sappiate, le sanno tutte. Allora, avevo promesso il composite di Ignazio. Questo è il composite per Laura. C'è Shawnee Smith, Amanda Young di Saw. E poi c'è Beatrix Harry Potter. Abbiamo l'incantesimo del lago, il Re Leone, Ingrid Offel, Scream Queens. E poi Beautiful. Vabbè, La perfida Sheila. È immancabile, è immancabile. C'è anche quello per Francesca. Adesso arriverà anche quello di Roberta. Qui ci abbiamo Mila Jovovich che impera, che trionfa sulle altre. Ma poi abbiamo anche Gwyneth Paltrow, Taylor Schilling, Jane Porter di Tarzan, sì, personaggio ovviamente, Daryl Hannah, porca miseria, e poi c'è Malefica. Ah sì, è vero, c'è Malefica, di C'era una volta, sì, di C'era una volta, sì, 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 sì. E poi c'è Carla Gugino, no, Cugino, Gugino, Gugino. Carla Gugino di The Haunting of Hill House. Ah, mamma mia, quella serie. Voi vi ricordate, voi avete memoria, riuscite a tenere la memoria di tutto quello che avete fatto o vi scappa roba? Ma le cose belle me le ricordo tutte, sì, cose belle e importanti io me le ricordo tutte. Può sfuggire qualcosa, sai, questi filmettini, diciamo, un po' di serie B che magari fai un po' al volo, sì, queste robette che mandano primo pomeriggio 15 agosto. Ecco, quelle cose magari scappano un pochino, sì, possono scappano scappare un pochino, però Laura, qualcosa mi perdo. Te la perdi pure tu. Roberta? Anche. Ricordatevi che non lo facciamo per snobberia, no, o per altro. No, ma come dico perché io, perché sono tante, quindi e poi io non anche me le ricordo. Uscire dalla sala di doppiaggio. Io non snobbo nulla, e un attimo cancellare quello che c'è stato, serve anche entrare nel ruolo successivo, comunque, certo, non è che puoi avere in mente tante ore passate al leggio ed è ovvio che ci dimentichiamo qualche, sì, cosa. Grazie Ignazio che hai mandato, quanto abbiamo? 1:17, abbiamo ancora qualche minuto. Grazie Ignazio che hai mandato il tuo questa testimonianza. Grazie. Allora, guardate che cosa ha fatto la nostra amica Paola, veramente brava, che ha fatto la domanda prima. Accidenti. Ma ha preparato ma degli sketch al volo per voi. È bravissima, ma li devo sistemare, poi questi ve li mando su WhatsApp, Paola perché Andrea, Paola D'Andrea, veramente bravissima. Carina. Fatemeli sistemare, come mi dicono Maria tutti Antonietta. Quanti c'hai bisogno di un fonico, partiamo qua da questa è Laura, c'è Candy Maria Antonietta, tutti i personaggi dei cartoni animati, come che no, ti avvolgono, Maria Antonietta, che sì, ti avvolgono, bella, veramente brava Paola, poi a mano libera, bravissima, una cosa bravissima. E questa invece è Francesca, e chi c'è qua, chi ci abbiamo? Allora, quella dovrebbe essere di Castle, quella è Jane Porter, poi c'è un cartone qua dietro, non so chi è, sì, forse sai, l'antenata di Sailor Moon potrebbe essere, non mi ricordo come si chiama, bravissima, si e chiama? Poi questa invece è per Roberta, guardate che figata i personaggi che ti fanno da sfondo nella tua carriera. Grazie Paola, veramente grazie Paola, sempre al 328 7948 796. Ragazzi, siete pronti per la domanda per vincere? E questo era Cat Stevens, Father and Son, in diretta su Radio Cigliano alle 21.52, dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini e Roberta De Roberto, un tris di donne strepitoso che oggi ci stanno allietando la serata. Vogliamo lanciare il primo contest della serata, che riguarda il fatto di vincere una telefonata in diretta nella quale potrete parlare con le nostre amiche. Attenzione! Attenzione! Attenzione. Allora, sappiate che questo contest lo ha portato Lauretta stupenda, meravigliosa, Franci, Robertina bella da parte di Saso, che ci saluta, grazie, tutti quanti. Saso, e grazie. Allora, vogliamo farvi una domanda facile. Cioè, facile mica tanto. Non lo so, magari la indovinano. Magari la indovinate. Secondo me. Magari la indovinate. Visto allora, i disegni, visto però 1900, 1900. Allora, vi dico solo questo. 1979. Era appena uscita Rai 3. Che cosa faceva Rai 3? Faceva un concorso
per decretare, tu davi una domanda sportiva, davi una risposta e vincevi una roba che nel 1979 non aveva nessuno, un videoregistratore con delle cassettone grosse così che costavano nel 79 10.000 lire l'una, quindi immaginatevi quanto costavano. Vinsi il primo premio di quel concorso. Ma dai. Nel 1979 vinsi un videoregistratore che arrivò a casa. Io iniziai a registrare un cartone animato che andava su Quinta Rete all'epoca. Guarda, Quinta Rete, Quinta, me la ricordo. Rete, e il cartone animato era Candy Candy. Attenzione. Io trascrivevo integralmente i copioni delle puntate, facevo venire i miei amici e con il microfonino del registratorino a cassetta ridoppiavamo le puntate. Già stavi. Sì, ero già sul pezzo. Ero già matto. ero già matto, sì. Bravo. Ridoppiavamo le puntate di Candy Candy. Io faccio questo lavoro perché lei ha fatto Candy Candy. E non sei solo, sappiatelo, anche altri nostri colleghi. Quindi, sappiatelo. Lo fanno. Candy Candy non va più in onda, non si può più vedere, tanti giovani non lo conoscono o l'hanno visto su YouTube dove ci sono le puntate, quelle tirate fuori dalle cassette. Fate perché lo rimandino in onda, per favore. Ma non si mettono d'accordo sui soldi, là è gravissimo. Cose. Signore e signori, la domanda che facciamo adesso, e mi vado a posizionare all'ultimo WhatsApp in maniera che sappiamo esattamente da dove cominciare, mi dovete scrivere su WhatsApp il vostro nome e la risposta a questa domanda che domanda. Vi facciamo. Quante puntate, di quante puntate si compone la serie Candy Candy? Votate al 328, solo lì, 328-79-48-796. Il primo che indovina verrà messo in contatto telefonico con le nostre amiche. Votate, votate, votate. E dai nostri amici, ecco, qualcuno ci dice che ci recupererà domani su YouTube. Vi ricordo che la puntata sarà premierata domani su YouTube e che alle 14, dopodiché la troverete in perpetuo su YouTube. Quante puntate la serie Candy Candy? Il primo che me lo scrive, vedete, qualcuno sbaglia. Attenzione, attenzione, attenzione. Laura mi ha dato un altro numero. Vi do un indizio, sono tante. Però, sono più di quelle che vediamo che scritte. Mettono tutti la stessa. Tutti lo stesso, dite. No, qui. Io non vedo, devo mettere gli occhiali. Sono tutti la stessa. Aspetta, manco io. Devo mettere gli occhiali. Ma guardate, aspetta, attenzione, perché ci viene il dubbio questa cosa. Attenzione che mettiamo gli occhiali. Adesso, attenzione, no, mettete no. tutti gli occhiali, andate ragazzi, a vedere. Mettono perché adesso... tutti la stessa. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora facciamo una cosa. Mettono tutti io vado stessa. A vedere immediatamente. Io me ne ricordavo di più. Tu te ne ricordavi molte di più, ma tutti li stanno scrivendo così. Vediamo subito. Magari vediamo... hanno ragione loro. No, no, perché forse ci siamo sbagliati. Vediamo un po' quante sono esattamente. Guarda qua. Sì, guarda scritto. Qua. È scritto. Quindi sbagliato sì, avevi sbagliato tu, ma i nostri amici no, ma i nostri amici no, bravi, grandissimi. Avevo sbagliato andiamo a prendere il primo che l'ha detto. E allora andiamo a prendere il primo che l'ha detto. Mi raccomando, continuate a scrivere perché qualcuno ha indovinato e qualcun altro no, quindi può essere che dobbiate ancora intervenire, ma nel frattempo noi partiamo con Interpretiamo una canzone. Ragazzi, attenzione, attenzione, popolo di Instagram, voi avete dato la possibilità alle nostre amiche di divertirsi con voi e con noi stasera, perché io ho scelto tre canzoni per le nostre amiche, tre canzoni pop italiane molto carine, devo dire che mi piacciono molto. Intanto che io parlo, decidete chi parte di voi tre, perché dovete deciderlo tra stavolta di voi. Stavolta tocca a Roberta. No, perché? Non eravamo d'accordo così? No, era Nalli. Mi sembrava proprio che fossimo non d'accordo. Non ci provare da furbacchione napoletana. Non hai capito male. Io reggo una cosa e Laura è d'accordo con me. Noi abbiamo deciso, ogni cosa inizierà sempre Franci. Però Alessio ci ha detto, devi iniziare tu, Franci. È proprio io, una furbacchione, io volentieri, ma Alessio prima ha detto che a turno bisogna fare prima uno, poi l'altra, è una specie di par condicio. No, non si può andare contro il nostro facciamola direttore. Facciamola finita, chi inizia? Roberta. Inizia Roberta. Pensavo facciamola finita, inizio io. Che carina! Queste andate e partite. Io sono molto pronta. Allora vi ho dato la possibilità di decidere il mood con quale si farà l'interpretazione. Abbiamo detto che comincia Roberta. Io vado a caricare immediatamente la canzone che ho scelto per Roberta, che è una canzone del 1974. Lei è la regina della televisione e del varietà degli anni 70 e 80 indiscusso. Questa è una canzone che si ballava, è stata remissata, l'abbiamo sentita in 100 maniere. Stiamo parlando, attenzione, l'inizio forse non lo capite, è un po' così anni 70, ma se facciamo proprio partire
sembra anche un po' Renato Zero, volendo, capito, no, vero? Vivendo. Sembra vivendo. È vero, però... sembra. Se per caso cadesse in un... Ah, abbiamo scoperto che cos'è. È Raffaella Carrà. Raffaella. Questa canzone si chiama Tanti auguri, ma la conoscete tutti come Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Già. Ok? Vabbè, si chiama Tanti auguri la canzone. Allora, voi vi ho chiesto di decidere su Instagram qual era il mood che Roberta avrebbe dovuto usare e vi ho chiesto di scegliere fra sexy e suora. Allora, peccato che non avete scelto suora. Lui ci sperava. Io ci speravo, l'ho messa apposta, però non è andata così, avete scelto sexy. E allora adesso io ti... aspetta che devo fare una piccola operazione qua tecnica, eccola qua. Ti metto una basetta. Wow. Atta a la telecamera, Roberta, se la vuoi guardare, è quella bassa davanti a te. Ok, okay, questa qua davanti, la prima. E quindi adesso togliamo Raffaella Carrà, che conosciamo bene, e lasciamo la parola e il microfono a Roberta De Roberto, che interpreta Tanti auguri di Raffaella Carrà con fare sexy. Sexy. Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra, io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta. E tu? Tanti auguri, tanti a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia, lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Evviva! Roberto De Roberto, raffaellissima! Raffaellissima! Mi sono sentita proprio Raffa! Carrà, veramente Carrà! Vero? Ma infatti mi era venuto, poi ho detto mi poteva impennare la cuffia. Evviva! Roberto De Roberto a dopo cena con ha interpretato Raffaella Carrà. Mo però dovete decidere fra voi due chi va avanti. Belle de casa! Vai con Laura? Allora, a Laura ho preso una bella canzone, la carico e ve la faccio sentire perché mi piace, è una canzone degli anni 60, tra l'altro è tornata in auge da poco perché è stata portata avanti da un telefilm che non mi ricordo se era Amore criminale, che cos'era, qual era il telefilm che è stata portata. Sei sicuro che è degli anni 60? Non è più recente questo? Scusate, che cazzo dico? Questa è dell'82. Dicevano, è dell'82 questa canzone. È dell'82. Brava. Perdonatemi. Brava. Però insomma è nata con Amore disperato, una canzone che parla di amore in una maniera un po' particolare. Cosa vi ho chiesto, Laura? Vi ho chiesto se la volevate positiva o negativa. Voi avete scelto, con una buona percentuale di scarto, negativa. Ti vedono negativa là. Vogliono sentire come sei negativa. Perché si ispirano a Candy. Secondo me perché sanno che tu sei molto positiva e vogliono avere. Si ispirano a Candy. Vogliono avere il contrappasso. E allora con io questa tolgo... musichetta non è facile fare. Però guarda, negativa, ti metto una musichetta. Lo so, ti metto una musichetta un po' meglio, quella che hai sentito prima. La telecamera è quella alta. Questa qui, la telecamera è questa qui. Lì. Se vuoi la mi guardi. Devo leggere. Beh sì, però se vuoi alzare lo sguardo, sappi che ti guardano da quella telecamera. Va bene. Io tolgo immediatamente Nada e vi rimetto subito immediatamente la basetta per sentire Amore disperato recitato da Laura Boccanera. Sembra un angelo caduto dal cielo. Com'è vestita quando entra al sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando a casa, lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Grazie! Bravissima! Brava Laura! Grandissima!
difficile poi difficile. Cambiare il mood di una canzone, certo, che invece è tutta iette iette bit bit. È perché in mente ce l'hai in quel modo, capito? Poi stravolgere la devi tutto. Stravolgere. Grazie sempre a voi. Non abbiamo finito, ovviamente. Allora, per Francesca ho deciso di utilizzare un pezzo del quale, se leggi il testo, non si capisce una mazza, praticamente. Ti ringrazio. È un testo del 2001 di una grande cantante che io ho sempre soprannominato la Franco Battiato al femminile, perché è come lui, testi che non si capisce una mazza praticamente. E colonna sonora del primo film di Muccino, L'ultimo bacio, sì. Da questo film trae anche il titolo. Che cosa vi ho chiesto? Beh, bellissimo pezzo, bellissimo pezzo veramente. Vi ho chiesto come volevate che fosse recitata, fra convinta e arresa. E a te sarebbe deciso... stato carino arresa. Arresa sarebbe stato bello, invece... ma devi essere invece convinta. E allora, questo, togliamo la base, la canzone originale. Sei pronta? La telecamera è quella alta anche per te. E ascoltate L'ultimo bacio di Carmen Consoli, interpretata da Francesca Fiorentini, con mood arreso. No, convinto. Convinto. Allora. Cerchi riparo, fraterno conforto. Tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo biascichi un malinconico modugno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone l'eroico coraggio di un feroce addio. Magica quiete, velata indulgenza dopo l'ingrata tempesta, riprendi fiato e con intenso trasporto celebri un mite e insolito risveglio. Mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina. Nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Ma sono lacrime mentre piove, piove, piove. Convintissima! Ti ha convinto pure a me! Pure io mi sono convinta! Sono convintissimo! Convintissimo! Dopo tutte, grazie! Dopo tutte le detective che ho fatto! È vero! È verissimo! E allora, abbiamo ascoltato le nostre amiche e abbiamo visto come reagiscono alle vostre provocazioni che avete fatto su Instagram. Quindi iscrivetevi su Instagram, ai terroristi anche, iscrivetevi su Instagram e mi raccomando, sempre con noi, in linea abbiamo la vincitrice del contest di Candy. Eccola. Candy, allora le puntate non sono quelle che avevamo più in mente noi, ma sono così. 115 e la prima che l'ha indovinato è stata Laura. Come stai? Laura, ciao Laura, che ha indovinato Candy. Ciao, Candy, buonasera. Che fa Laura, ciao. Ci senti bene? Sì, abbastanza, sì, abbastanza. Evviva! Allora Laura, come va? Da quant'è che segui Radio Cigliano tu? Da parecchio tempo, perché è vero. Le trasmissioni, e essendo io una novellina di questo mestiere, diciamo che più ascolto tutti, più riesco a captare qualcosa anche dal fuori delle sale, insomma, e mi piace tanto ascoltarvi. Tra l'altro ci hai mandato un forte abbraccio con tanto affetto, lo stiamo vedendo in questo momento. Ciao Laura! WhatsApp, al WhatsApp ci stai guardando perché c'è la nostra foto, quindi non ci sono cristi, ci stai guardando sicuramente. Sì. Allora Laura, io ti lascio, le nostre ospiti sono tue per qualche minuto e se vuoi fare una domanda, prego. Allora, innanzitutto non immaginavo di vincere, quindi la domanda che mi viene così un po' su due piedi è se c'è stato qualche personaggio doppiato da voi che avete detestato perché magari difficile o magari è un ruolo che non rientra nei vostri caratteri preferiti, insomma, di interpretazione. Chi vuole rispondere per prima? Sempre Francesca, perché ormai sei capra espiatoria. Sì, la capra. La capra. Sono io. La capra. Ma non dirò il titolo della serie perché no, non è carino, però sì, quando ci sono cose proprio fuori dalle tue corde, io dico che do una strizzata alle tube in maniera molto carina, ma rende un po' l'idea, nel senso quando ti fanno fare dei personaggi che devi essere, non lo so, la voce molto leggera, molto stridula, molto diversa da quello che sei, insomma, e non è un personaggio caratterizzato, quindi non puoi andare, diciamo... su toni un po' di commedia,
ma devi essere convincente, devi essere vera, quella cosa è un po' più difficile, sì. È e quindi complicata vero? E mi pian colpo tutte le volte che devo fare questa che entri cosa. In sala, entri in sala e dici, sì. Ma perché sto sì. entrando? Che sì, succede? Ma quante perché? Puntate ci sono? Ma quando finisce? Esatto. Succede che a volte qualche ruolo magari non ci sta proprio, invece, non ci sta proprio congeniale. Invece io una serie brasiliana, di cui non darò il titolo, fra l'altro neanche me lo ricordo, e doppiavo questa attrice che era esasperata in tutta la recitazione, era una cosa terribile doppiarla, terribile. Era per difficile fortuna, proprio. Sì, quando mi hanno detto che non era stata rinnovata la serie, sono stata la donna più festa. Felice del mondo. Un sospiro era di sollievo. Sì, non si poteva doppiare, sai quelle cose proprio, una cosa terribile. E Roberta? Anche a me è successo, non faccio nomi. Ma solo cognomi. Ma solo cognomi. No, no, mi è successo e purtroppo è frustrante. Soprattutto quando tu non ti ci vedi, non ti vedi in quel ruolo, non è nelle tue corde. Non lo senti tu. No, proprio. È abbastanza frustrante. E quindi, diventa faticoso. Sì, molto. Quindi sì. Anch'io. È successo un po' a tutti sì, quanti. Succede, diciamo, succede. No? Poi a volte quella che noi chiamiamo amichevolmente, ma insomma manco tanto, delle tinche tremende, cioè mamma quando mia. Dici proprio, ma io come faccio a riempire gli occhi di questo, di questa, che sono vuoti, che non hanno il vuoto pneumatico dentro. Sì. Proprio là diventa molto complicato. Sì. Allora Laura, grazie per la domanda, perché era una bella domanda, sì, che ci ha permesso vero, anche di ragionare su alcune cose che, sulle quali magari non ragioniamo. Mm-hmm. Domanda canonica. Grazie a voi. Tu hai scaricato l'app Radio Cigliano? Oh yes. Beh, quindi ci ascolti sempre. Ricordiamo che oltre alle dirette ci sono le repliche, c'è tanta musica, è una radio che non ha pubblicità. Se la volete avere sempre in tasca, andate dal vostro gestore, sul vostro gestore di app preferite, non ci andate a piedi perché non c'è nessuno, e andate sul vostro gestore di app preferito, scaricatevi l'app Radio Cigliano e restate con noi. Laura, grazie per la grazie, tua partecipazione Laura. Ma non grazie solo a voi, stasera un bacione. La partecipazione è veramente diffusa, che ti vedo sempre, ci mandi sempre un ciao, sacco Laura. Grazie Laura, ciao. Ciao, grazie. Bene, ciao. 22:10 in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto sulla radio e alla visione su Facebook di Dopocena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini e Roberta De Roberto. Siamo al momento quasi del ancora manca un pochino per il contest e la clip misteriosa, ma adesso chi era la prima che è partita? Io. No. La prima musica. Che è partita con la musica è Francesca, io. Quindi tocca a Francesca ah, scegliere okay. il secondo no, pezzo. No, subito mi volevo capito togliere da... Non riparto togliere io. Il piccio? Okay, certo. Allora già sappiamo chi è che parte per la clip misteriosa, ok. Francesca, quale carico? Non io, sicuramente. Ma guarda, carica la 4. La numero 4 tua. Oh, che bel pezzo anni 80 che hai portato. Sì, veramente sì, un bel sì, pezzo sì. anni 80. Raccontami perché. Allora, vabbè, è bello, è un pezzo bello ed è un pezzo che è un pezzo di atmosfera, ma la cosa che mi fa impazzire di questo pezzo è quando parte la batteria, l'assolo di batteria mi manda al manicomio. È bellissimo. È una cosa che proprio alzo sempre a palla. E questa è un'altra cosa che sempre anche con le mie figlie, quanto c'è questo gioco che me lo mandano quando passa alla radio. Secondo me è... Quindi, cioè, è un capolavoro. È un capolavoro sì, veramente capolavoro, di musica. Sì. Noi stiamo parlando di un grande, stiamo parlando di del frontman dei Genesis, sì, il secondo frontman sì. Della seconda parte dei Genesis. Eh beh. Nel 1981 aveva tirato fuori già dei pezzi da solista e questo è uno dei pezzi da solista che c'è prima dello scioglimento dei Genesis, che poi tra l'altro non si sono mai veramente sciolti. Ci ascoltiamo dal 1981 Phil Collins con un pezzo veramente straordinario. Che chi non lo conosce, dietro la lavagna. In The Air Tonight, alle 21:12 su Radio Cigliano. Vabbè, chi non lo conosce? Vabbè. La cantiamo questa? Tonight! Vabbè, grandi, grandi veramente. Allora, andiamo a vedere qualche altro controselfie, ma poi voglio vedere anche le domande di Facebook, perché siamo un po' indietro. In questo periodo di esami, ci dice, siete un grande e gradito momento di relax, e ce lo scrive Gabriele da Pisa. Ciao, che, ciao stiamo Gabriele! Mandando. Un po' d'Artagnan, vero? Sì, un po' d'Artagnan. Sì, sì. Un po' d'Artagnan. Ciao, grazie Gabriele. Gabriele, grazie Gabriele di essere con noi e di aver mandato il tuo controselfie al 328 7948 796.
lei. E vediamo ancora qui un altro collage. Buonasera alle tue meravigliosi ospiti, ma in particolare a Francesca Fiorentini, che da sin da quando ero bambina una delle mie doppiatrici preferite. Ogni suo doppiaggio riesce sempre a sorprendermi ed emozionarmi. Grazie. Ed è proprio a lei che vorrei chiedere cosa ne pensa della serie Outlander e dell'attrice che doppia Caitrona Balfe. Caitrona Balfe. Caitrona Balfe. Non vedo cosa ci sia da ridere su questo nome. Vorrei un po' di serietà. Che ne so, Caitrona. Caitrona. Ma se la vedi, secondo me non fai sta faccia. Non è niente male. Ah sì, è una bella figliola. Che ne pensi di questa serie? Outlander è bella perché è una serie dove finalmente l'eroe è una donna. Oh. Perché è una donna che viaggia nel tempo e quindi è la classica eroina. È una saga, perché è tratto da dei libri che ha scritto, non mi ricordo l'autrice adesso, però insomma, ne abbiamo già fatto 4-5 stagioni di questo Outlander, e viaggia nel tempo. Ti piace? Vi piace a voi questa cosa un po' fantascientifica del viaggio nel tempo? Fantascientifica non molto, questa sì, questa è bella. È bella, devo dire, è una bella idea. Sì. E allora la nostra amica Rachel ha mandato anche lei dei composite, come li chiamo io, o chiamateli come vi pare, insomma, a voi. Questo è quello per Francesca con la Caitrona de prima. Poi c'è Rosamund Pike, Rosario Dawson, Debra Messing, Gwyneth Paltrow e Tina Fey, eccola qua. E many more, scrive tra l'altro. Mentre invece per quanto riguarda Laura ha postato una Julia Roberts, che non manca, non fa mai male, insomma. E poi c'è Jodie Foster, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Robin Wright e Katie Walsh. Yes. Che bel sestetto. Che bel sestetto. Mentre per Roberta abbiamo Megan Mullaby, Debbie Ryan, Ariel Campbell, tutti con dei nomi semplici. E Lupita Nyong'o. Non Roberta De Roberto. Lupita Nyong'o. Grande. Grazie Rachel del composite che hai mandato. Piace la creatività. Grazie mille. Grazie molto. La creatività dei nostri ospiti e dei nostri amici. 40 Davvero. Secondi per andare oltre anche qui. Buonasera a tutti quanti. Com'è stato essere Claire Underwood senza Francis nell'ultima stagione di House of Cards? Allora, è stato bello perché insomma lei è diventata la protagonista, presidente, quindi è stato molto bello doppiarla, mi è piaciuto tantissimo. E però, detto fra noi, la mancanza di Francis l'ho sentita. Era sentita. Un po' un peccato che si è rovinata anche per dei motivi estranei alla serie. E mi dispiace molto perché fra l'altro poi questa è stata l'ultima stagione, mi dispiace tantissimo. Perché è un'attrice che io adoro, amo e fai altre cose, ti prego. Fanne altre. È veramente brava tra l'altro, torniamo anche sulla radio. Bravissima. Phil Collins, questa era la batteria che entrava. Era prima. Bella, bellissima. In the Air Tonight è il secondo pezzo che porta Francesca Fiorentini per conoscersi, ma soprattutto per stare insieme questa sera dopo cena con, insieme a Roberta De Roberto e Laura Boccanera, che sono qui ospiti, questo tris di donne eccezionali che ci piace ricordare, grandi amiche, grandi professioniste e grandi veramente in tutto. Stasera sono grandissime e lo vedo anche dalla presenza che c'è di pubblico stasera, che è bella nutrita. Allora, ho una foto tua quando doppiavi Candy, dice Michele. Eri mora piccola quanto eri bella, ma sei bella anche adesso. Grazie e, Michele. E la tua bravura nel silenzio degli innocenti. Quello è stato tremendo doppiarlo. Non mi dire che non è stato difficile. È stato difficile, sì, difficile anche perché insomma doppiare con Tonino Colla, che era il direttore, e fra l'altro, fra parentesi, mi manca tantissimo da un punto di vista artistico. E, sì, è stato difficile, ma è stato bellissimo doppiare quel film, ed è infatti uno dei film che io hai amato di più, sì. Beh, sì, che poi lo vidi prima in versione originale, ancora all'epoca ti facevano vedere. Siete riusciti a fare una proiezione alla Fox, abbiamo fatto la visione alla Fox. E mi ricordo, ve lo racconto perché fa ridere, che alla scena finale, quando lei arriva e c'è la scena della pistola con gli infrarossi, tutto verde che si vede, io lì avevo il cuore a mille, mi sono alzata, me ne sono andata con Tonino che mi è corso dietro e mi ha detto: ma dove vai?
dico no, non ce la faccio, non ce la faccio, dai che finisce bene, vieni a vedere. Ed ero non puoi andare via la proiezione, no, perché era tutto capito così, lei con questa pistola, io avevo il cuore, faccio bum bum bum, ho detto no, non ce la faccio, esco. Lo faccio spesso io questo, quando mi viene l'ansia mi defilo. E invece poi lui mi so, e ci fu questo bello, bellissimo, è stato uno dei film che ho amato tanto. Senti, e per sdrammatizzare questa sì, cosa, c'è Fabrizio che ti chiede che se ti ricordi del doppiaggio di Isabella Ferrari nel film Fracchia contro Dracula. Guarda, me lo ricordo. Sanno tutto. Sapete tutto, non sfugge nulla. Me lo ricordo, sì, me lo ricordo vagamente, però non ti saprei sta dire. Sta prendendo tempo. No, ma davvero me lo ricordo. No, ma poi alla fine c'hai, mi ricordo tutto. Però non mi ricordo la situazione, con chi ero, questo non me lo ricordo. Però mi ricordo di averlo fatto. Te lo ricordi di averlo fatto? Assolutamente. Questo te lo ricordi assolutamente. Sì, bravo. Intanto Nicola da Quartu Sant'Elena in Sardegna ci manda il suo buongiorno e devo dire che Nicola ha una vaga collezione di Harry Potter. Ciao Nicola. Veramente una vaga collezione di Harry Potter. Grazie per essere con noi e per aver mandato insieme a Luigi Di Trani, che fa sempre così e ci piace tanto. Ciao Luigi. Sempre okay. Comunque ha mandato il suo controselfie al 3287948796 ed è quello che state vedendo in questo momento. E Laura Boccanera, quando va al cinema e decidi tu cosa andare a vedere il cinema, non vieni portata, sei tu che scegli un film, che genere di film scegli? Mi fai una domanda difficile. Io scelgo i film in base ai trailer, se mi ispirano. Sicuramente evito quelli tipo i Marvel, i supereroi, quelli non mi piacciono. Preferisco... Ma anche un horror può piacerti? No. Fantascienza? Così e così, insomma. Romantici? Beh sì, mi piacciono i film d'amore, i film romantici. Okay. Io amo tantissimo i film italiani. Sì. Che trovo che, insomma, quando sono fatti bene i film italiani, secondo me, hanno quel sentimento, quella, insomma, che... Beh, che avvolge, più nostro. Francesca, sì. Cosa vai a vedere tu, se scegli tu? Anch'io, vabbè, horror mai nella vita. No, a volte anche bei film d'animazione, mi sono andata a vedere, sì, però non negli ultimi anni, appunto, per i motivi di cui sopra. Sì, anche a me piacciono molto determinati film italiani che, diciamo, noi forse nella recitazione cogliamo più certe sfumature anche di sguardo, sono più nostre, sì, no? Certe storie, anche certe dinamiche. E i film doppiati, prima mi informo se sono stati doppiati bene. Vedi, perché un doppiaggio fatto chi male, ha doppiato che vi porta alle orecchie? No, voi, vabbè, no, io perdo il gusto del film. Ok. Perdo il gusto del film. Sì. A volte allora, riesco a capire anche chi è il direttore senza saperlo, dalla distribuzione e dal modo di recitare. A volte può succedere. Sì. Allora ricordiamo che, come tutte le cose del mondo, anche noi possiamo toppare un doppiaggio. Sì. Tutti quanti possono toppare. Cioè, assolutamente. Anzi, si può toppare anche un film. Cioè, vai, dice, porca miseria, questo era un film con un potenziale della Madonna. Si può toppare proprio nella vita. Siamo esseri umani, si può sempre sbagliare. Quindi anche a volte può esserci un doppiaggio e quindi può darci fastidio. Roberta, tu che cosa andai a vedere se scegli tu al cinema? No, sembrerà assurdo, ma a me piacciono proprio i film drammatici, il dramma, quelli struggenti, che se piange, no, è follia. Cioè, se tu mi conosci dici questa è impossibile, no? E invece io scelgo proprio i film, e pensavo una cosa più comica, in effetti, più mi piacciono, allegria. mi piace però da pubblico preferisco il film drammatico. Folle, sì, un stai po' a pensare, no, però è una scelta. E invece vi trovate a fare dei ruoli, dov'è che vi esprimete meglio, nella protagonista o nell'antagonista, detto in soldoni, la buona o la cattiva? Francesca, allora, la cattiva è molto divertente, se fatta bene è divertentissimo. Però, certo, se la protagonista è un bel ruolo, di solito ti dà più chiavi. Dipende, se è certo, se è la buona tinca che finisce tutto bene, che palle. Sì, allora okay, mille volte l'antagonista. Però,
diciamo che mi è capitato di più di fare la protagonista dell'antagonista. Ok. E quando mi capita di fare l'antagonista... C'è il guizzo. Sì, c'è il guizzo. E soprattutto se mi hanno scelto per quello vuol dire che c'è qualcosa che mi appartiene, che posso cogliere bene. E quindi, per esempio, quando c'era il ruolo, prima hanno fatto vedere, oddio, quella, come si chiama, quella di Kill Bill, sì, di Ari Lanna, quella con la band, che è l'antagonista, cioè lì, a parte il fatto che ho tolto poi le corde vocali, le ho appese al microfono, lì, me ne sono andata ancora lì, alla fine, credo siano ancora lì, in teca, a Billini, ormai Billini non c'è distrutto. Sì, però ecco, quello è stato un ruolo bellissimo. Laura, tu dove ti esprimi meglio, cosa ti piace di più? Ma io, insomma, amo entrambe, sia le protagoniste che le antagoniste. O dove ti diverti anche di più? Dove mi diverto comunque. Allora, le cattive sono sicuramente molto di più, sono divertenti, però a me piacciono molto i ruoli di carattere, belli cazzuti. Infatti tutte le poliziotte, FBI, credo di aver detto FBI nella mia vita non so quante miliardi volte, miliardi di volte. Sì, insomma, mi piacciono i ruoli della donna forte, della donna, sono questi insomma i ruoli che mi piacciono, quelli poi, quelli buona, la buona, quella è... Oddio, devo dire che mi diverto anche nei ruoli drammatici. Nei ruoli drammatici. Diciamo che ci piace proprio. Mi piace tutto questo lavoro. Roberta, diciamolo. Dove ti esprimi meglio tu? Io paradossalmente poi scelgo il film drammatico, ma a me diverte fare il comico, le antagoniste, quelle cattive. Le buone, diciamo che proprio non sono nelle mie corde. Ok. Quindi c'è questo controsenso assurdo. E no, mi diverto tantissimo. Ti esalti di più nell'antagonista. C'hai una verve comica naturale tu, dai. Mi diverto proprio tanto. 22:24 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto, ed è a Roberta che tocca mettere il prossimo disco. Allora guarda, io andrei con la 2. La numero 2, l'ho trovata. Allora, questo è un pezzo che io posso dichiarare pubblicamente la mia ignoranza, non lo conoscevo questo pezzo. Mi sa neanche io, almeno il titolo non mi aiuta. Non lo conoscevo. E adesso tu mi spieghi perché l'hai portato. Allora, io l'ho portato perché mio zio, che è un medico primario, eccetera, lui era un grandissimo musicista. Ah. E mio padre, tramite mio zio, mi fece conoscere Joni Mitchell. E mi fece scoprire queste diverse canzoni di Joni Mitchell. E io già da ragazzina me ne innamorai completamente. Tu Joni Mitchell la conosci? Sì, 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 ma non conoscevo questo pezzo. Questo pezzo non lo conoscevo. Ora ascolterai ed è sì, no, l'ho già sentito. Anche, questo è un pezzo pregno, veramente carico. Sì, io ho proprio un coinvolgimento familiare, mio padre, mio zio, roba. È tanta roba. E allora ascoltiamoci questa tanta roba. Siamo nel 1970. Sentite che meraviglia questa canzone. Si chiama The Circle Game. Lei è Joni Mitchell e la ascoltate alle 22:26 in diretta su Radio Cigliano. È bella, molto bella, molto coinvolgente. Quindi l'hai sentita? Eh beh sì, lo dovete preparare tutte quante. Allora, qualche altro contro selfie dei nostri amici. Davide da Cepagatti ci sta guardando sul suo solito televisore 50-60 pollici, quindi ci vede belli, grossi, grossi a tutto schermo. Aspetta, ciao, che non riesca a trovare il mouse. Ma siamo qua. Noi lì dietro. Eh sì, sul televisore. Non avevo capito. Cioè, invece di guardare Rai 1, guarda noi ma sul televisore. Ma sei fantastico. Grande Davide, grandissimo. Sempre il numero per mandare i vostri controselfie è il 328-7948-796. Un bel primo piano, un po' mosso, ma ce ne freghiamo di Francesco da Milano che ci segue. Ciao, anche Francesco. Lui. Ciao Francesco. Grazie sempre di essere con noi, grazie dei tanti commenti che metti. E poi andiamo a vedere un altro controselfie, Giuseppe. Anzitutto grazie a Roberta per la bella intervista che ti ha fatto, con la quale grazie abbiamo ricordato Laura Latini. Saluti Francesca e Laura, che spero gradiranno la mia composizione. La faccio vedere immediatamente. Qua c'è anche il campeggia l'intervista che ti ha fatto. C'è tandem. C'è tandem. Ci siamo noi. No, vabbè. Ma lei come la vedi te?
Lei come la vedi te? In che senso? L'attrice come la vedi lei? In che senso? Cioè me come la chiedi? Vedi? Brava? Ti piace? Sì sì, mi piace, molto naturale. Posso chiedere una cosa? Sì. Come vedi lui invece, scusa Francesca? Io lo vedo molto bene. Hai capito? Palle. Allora io doppia lui. Io entro in sala e Stéphane Blanquefort si chiama lui, Blanquefort, Blanquefort. È un attore francese che doppiamo in questa serie Tandem che va su Giallo. Ogni volta che entro io sparisco completamente perché com'era? Bella, bello, 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 bello. No, perché io sono innamorata. Lei è la direttrice. Innamorata verso di Stefano. Dico sempre, sì ho capito, bello, vabbè, ma io... No, però che cosa dico? Lui è bello con la voce di Cigliano. Vedi, ci sto a mettere una pezza a colori. Comunque, rifacciamo rivedere la composizione, ci sono tante attrici che ci circondano, tanti ruoli e tante situazioni, c'è anche lo Spank qua sopra. Già. Il sito è telegiornaliste.com, andate a vedere, ci sono le interviste anche a me, a Roberta, e poi magari ve la farà anche a voi. Voi siete social? Francesca, come sei tu? Francesca, tu mi fai questa domanda sapendo benissimo. Vabbè. Io non ho neanche Facebook. No, ma il telefonino ce l'hai? Eccolo. Ah, ce l'hai, ok. Hai il telefonino. Lei però è molto attiva su WhatsApp. Questo vedi. Sì. E sì, il WhatsApp. Numero è... il cellulare. Ti piace WhatsApp? Ti piace WhatsApp? E tu, Laura, sei più WhatsApp o Facebook? Ma io sono WhatsApp, Facebook, Instagram, no, un po' io tutto, sono... ti piace? Il social ti piace? Sì, sì. E Roberta manco te lo chiedo. Ma senza accusare, io sono WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, qualsiasi piattaforma, Tumblr, tutte quante. E quindi se qualcuno ve la chiede, voi gliela date? Non ho che l'amicizia. Quanto sei simpatico. Ma burlone. A me non la chiedono proprio, pensa, perché non sono social. Ecco. Succede. No, nel senso, molti amici ci dicono, chiediamo molto spesso l'amicizia a voi doppiatori, però a volte poi non ce la date. Ci sono tanti, non è che uno non la dà. Non è cattiveria, no, mai, assolutamente, certo. Non c'è nessuna... Però siete tanti, io pure sono arrivata credo a 1000, cioè sono tanti. Tanti, tante persone, quindi non riusciamo a star dietro e questo è un po' il motivo per cui a volte non ci siamo e non rispondiamo. Perché siete tanti veramente e star dietro a tutti diventa lavoro. Noi non abbiamo i social manager, Word della Ferragni e delle cose. Perché io ce l'ho il sol, non è vero. Ce l'ha, capito? grande. Allora, ho una domanda per Francesca. Hai ricordo aneddoto del doppiaggio di Ramma Mezzo dove interpretavi Ukiyo? Amore, ti sono vicina. Respira. Ramma Mezzo. Guarda, ti posso dire una cosa. Hai 15 secondi, poi purtroppo devo andare a uscire col disco. Ramma Mezzo. No, non ho ricordi. Ma come Ramma e Mezzo? No, mi ricordo Ramma il titolo, pensa, me lo ricordo, è che era un cartone giapponese. Brava. Che facevo alla cooperativa Cortese. E questa era Johnny Mitchell, The Circle Game, in diretta su Radio Cigliano. Siete all'ascolto di Dopo Cena Con. Vi ricordo che questa puntata verrà premierata domani alle 14 su YouTube. E vi do un altro annuncio importante mentre facciamo riprendere dai fuori onda Francesca che si riprende. Andate su Facebook se siete alla radio per guardarli. Allora, noi andremo in onda sabato con un cantautore che viene da Napoli, da Ischia anzi, e ci sarà la puntata di Se Prima Eravamo in Due insieme ad Alessandro Bianconi. Settimana prossima, segnatevelo, Dopo Cena Con e Se Prima Eravamo in Due non vanno in onda, quindi abbiamo uno stop di una settimana. Si riprenderà giovedì 28 febbraio con il Dopo Cena e poi il 2 marzo con Se Prima Eravamo in Due. Quindi settimana prossima sulla radio ascolterete una replica e su Facebook non ci sarà niente. Saltiamo una settimana, andiamo alla settimana successiva, quindi segnatevelo, mi raccomando. Ciao Laura, Roberta e Francesca, dice Davide, vi seguo da Padova. Ciao! E della Fiorentini ricordo Alice di Cinderella Boy. Attenzione, tutto bene? Aspetta, mi stanno facendo domande difficilissime. Siete un po' cattivi. Sì, non ho bevuto abbastanza vino. Dai, e questo vino, lo confesso, faccio outing la prossima volta. 3 bottiglie. Vabbè, andiamo oltre. Laura, invece Andrea ti chiede cosa ricordi del doppiaggio di Helena Bonham Carter in Harry Potter. A Francesca cosa ricorda del doppiaggio di Kingsman 2, Il Cerchio d'Oro. La so. E The Commuter, l'uomo sul treno, il film in cui c'è Liam Neeson e ci sono anch'io, va bene.
Laura, che ti ricordi dell'Elena Bonham? Mi ricordo... Che era Bonham, quella era... sicuramente. Allora, mi ricordo... Allora, innanzitutto io adoro Harry Potter, quindi per me è stata proprio una gioia infinita vincere quel provino e fare la Bonham Carter. Il ruolo era fantastico, perché lei era la super cattiva. Mi ricordo che mi sono divertita tanto, perché il direttore era Francesco Vairano, che io adoro, e quindi mi sono tanto tanto divertita e l'ho amato molto. Evviva! E questo, come ricordiamo, è una delle cose che ci fa amare il nostro lavoro. Assolutamente. Quando esci di casa la mattina, a volte capita di avere un po', sì, così, essere un po' girati, sì, no? Che non te va. Vabbè, siamo umani. Siamo umani. Però poi, nella stragrande maggioranza dei casi, si arriva al turno, i colleghi, una cosa e un'altra, sì, e tutto riparte, passa, tutto con un'altra, sì, vero, con un altro, vero, mood, con un'altra carica, veramente. Vero, è veramente, sì. Ragazzi, siete tantissimi. Allora, in questo momento noi siamo in diretta anche su voci.fm. lo so perso. Dovevo dire una cosa, ne leggevo un'altra e mi sono dissociato. Voci.fm, che non è un'agenzia, non è uno studio di registrazione, ma mette in contatto diretto i professionisti che lavorano con la propria voce con le aziende che la stanno cercando. Un servizio gratuito. Ci sono tanti attori e speaker, soprattutto radiofonici, che sono su voci.fm, quindi andate a dare un'occhiata. E poi Roba da Doppiatori farà un sunto di questa puntata, la metterà sul suo sito. Il loro claim è: diamo voce alle voci. Seguiteli sui loro social, troverete interviste, meme contest e tanti contenuti per valorizzare il doppiaggio. E Roba da Doppiatori vi propone delle reaction, come le chiamano loro. Questa è la reaction per Laura. Clarice Starling. Ci abbiamo Jodie Foster di Clarice Starling, FBI. Poi abbiamo Robin Wright, Claire Underwood e Elena Bonham Carter, Bellatrix. Allora, di questi tre personaggi, sì, guardandoli, qual è quello che ti ha dato di più, che ti ha lasciato forse qualcosa di più? Allora, questa è una domanda, insomma, abbastanza... Ed è complessa, sì. No, nel senso che fra le tre, io, una di loro per me è l'amore, quindi non sono obiettiva. Però no, non è che sono obiettiva, è l'amore, è quindi l'amore è soldata, è l'amore vero. L'amore vero è lei, e io ti posso dire che quando... Purtroppo sono 2 anni che non fa più nulla, perché anche lei probabilmente si è scocciata, anche lei ha cominciato. E, però io ogni volta che... E parlo ovviamente di Jodie Foster. Quando io faccio dei trailer, vado a fare le presentazioni, insomma i trailer dei film che poi farò, io mi emoziono. È già l'unica che riesce ad emozionarmi, mi batte il cuore. È bello. Quando la sento recitare mi batte il cuore, io mi sento molto legata a lei. Fra l'altro l'ho anche conosciuta, che per me è stato, ecco, l'evento dopo i miei figli, forse. Dov'è più che l'hai bella conosciuta? Della mia vita. Dove l'hai conosciuta? L'ho conosciuta all'auditorium, perché quando io doppiai, oddio, non mi ricordo i titoli dei film. Vabbè, comunque, quando doppiai un film, mi promisero che me l'avrebbero presentato, cioè che ci saremmo conosciute, perché anche lei aveva espresso il desiderio di conoscermi, e invece poi non avvenne. Non faccio nomi perché non è carino. Non avvenne, e quindi il film dopo lei mi fece chiamare. Tant'è vero che io pensai che stavo su Scherzi a Parte, perché mi chiamò una signora e mi disse: insomma, guarda, io sono stata qui con Jodie Foster, e io ancora me lo ricordo, venivo da 3 turni, ero stanchissima, ho preso mia figlia, quella tutina della scuola, ancora me lo ricordo, e io dissi: ma Scherzi a Parte, dico, mi state prendendo in giro? Dice: no, tu stasera hai l'anteprima all'auditorium dell'Isola di Nim, che non so se l'avete visto, ma insomma è uno degli ultimi, e dice: guarda, Jodie Foster, ho parlato con lei fino adesso e mi ha detto che ti vorrebbe conoscere, vieni qui a quest'ora, ti chiamerò io, piripim piripà. E così è stato, e per me è stata un'emozione, ragazzi, che... Me lo immagino. No, lei com'è stata? Non lo potete capire. Lei è stata meravigliosa. Mi ha presa in giro. Cioè? No. Quando sono entrata, io mi ricordo, mi hanno chiamata, sono entrata, perché poi c'erano le cose, con tutto che lei era meravigliosa con chiunque si è avvicinato, cioè c'era radiodimensione, suono, tutte le persone che le si avvicinavano, lei era disponibile, carina. Quando sono entrata io, lei mi ha guardato e mi ha detto: ciao, ve lo dico in italiano, tu è la prima volta che mi hai doppiata, vero? Io,
Io la guardai così, lei scoppiò in una grande risata, mi ha abbracciata, baciata lei, ve lo giuro, sui miei figli, non sto dicendo bugie. Io ero proprio imbambolata, sono... Questo è bello. È stata un'esperienza per me... Spesso. No. Rarissimo. Non succede spesso. Per me è stata un'esperienza... Non ho dormito per una settimana dalla felicità. E ci credo, e ci credo. È stato molto bello. Quindi però, insomma, anche Claire Underwood ho amato molto, quindi... Qui ci sono le reaction, invece, di Debra Messing, Taylor Schilling e Gwyneth Paltrow. Francesca... Allora, anche te c'è una bel trittico. Ci riferiamo ai personaggi o alle attrici? Perché se ci riferiamo ai personaggi... Dillo tu. Allora, come personaggio sicuramente più di tutti, vabbè, Grace. Quella di Will e Grace, Debra Messing. È un'attrice che come alza un sopracciglio già so quello che farà, quello che dirà e come lo dirà, perché sto veramente, mi sento quasi in simbiosi. È bello. Questo sì, è fantastico. È, però come attrice in generale, per tutte le varie cose che ha fatto, Gwyneth Paltrow, anche se anche lei ultimamente si è fermata, si è data la cucina, credo. Ah sì? Sì. Sì. Si è fermata agli Avengers, se fossero le partecipazioni. Queste attrici che si fermano, io non le capisco proprio, anche la Foster. Lanciamo, che deve lanciamo fare? Un cazzo di appello? Ti prego, fai questi film. Poi tutte fanno le serie, le cose, anche la Paltrow. Sì. Niente, non fa nulla, no, neanche le serie. Senti, io ho conosciuto l'attore che è doppio in Squadra Speciale Cobra 11 da 20 anni e andando là gli ho detto, senti, ma andate avanti voi, no? E lui mi ha detto, senti, ma io c'ho l'età mia, c'ho 52 anni, dice, sai, lo faccio da 34 anni. Da 24 anni, scusate, tante stagioni, eccetera, eccetera. Può essere che fra un po' chiuderemo. Io la prima cosa che ho fatto, no non ti you permettere. Haven't, you don't do this, immediatamente, vai avanti, perché a noi ci aiuta parecchio. E comunque poi sono delle presenze che stanno nell'arco della nostra... Quegli del appuntamenti. Nostro, sì, quegli appuntamenti, è vero, sono degli appuntamenti. Mannaggia, mentre invece per Roberta la reaction è questa qui. Abbiamo Megan Mullally. Megan Mullally, Tina Majorano, questa dobbiamo dirlo, e poi Kate Micucci. Qual è quella che ti dà di più a te? Beh, Karen c'ha proprio un valore affettivo pazzesco, e non solo affettivo, una roba speciale proprio, speciale. Devo dire che Kate Micucci è stata una scoperta, perché lei è una cantante in realtà che da poco fa anche l'attrice, ma è strepitosa, ha delle facce, un'ironia, una comicità pazzesca, quindi anche bella lei. Lotta, Karen Walker è Karen Walker. Karen Walker per è Karen Walker. Tanti evviva. In diretta su Radio Cigliano 22:40 dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto. Abbiamo lasciato, l'ultimo pezzo era quello di Roberta, quindi tocca a Laura. A me? Giusto? Sì, sì. Tocca a Laura, tocca a Laura. Attenzione. Qual è il pezzo che carichiamo? Preparatevi, perché alla fine di questo pezzo c'è la clip misteriosa. Mi passi una sigaretta? Ma c'è. Che carino. Sono pieno. No, ce li ho, ma in borsa. La 3. La numero 3. Laura, la numero 3. Beh, vabbè, questa è un classicone veramente del nostro periodo, vero? Questo è... Perché l'hai portata? Perché ero giovane, bella, mi ricordo la discoteca, i balli, i ragazzi, i fidanzati, ricorda le follie tanto. Fatte a Fregene, gli amici, gli amori, mi ricorda tante cose belle. E allora ce l'andiamo ad ascoltare questa clip che ci riporta un po' indietro a dei tempi belli, dei tempi belli. Adesso vi faccio una domanda che riguarda proprio questo, speriamo che me la ricordo perché so con la memoria di Dori. Noi ci ascoltiamo dal 1977, un gran pezzo, non è Paul Young, questo è John Paul Young, e il pezzo è Love is in the Air su Radio Cigliano. Sentite che bello, attenzione, non cantiamo. Potete non saperlo. Love is in the air. L'amore è nell'aria. Ma voi siete nostalgiche dei periodi, degli anni, di quando, dei vent'anni, dei trent'anni, insomma, siete nostalgiche anche di prima, del passato? Io sì. Tu sì? Tu Laura sì? Tanto. Io no, però porto tutto con me. Tu lo porti sempre dietro. Sì. Roberta? Anche io no, nel senso che più vado avanti scopro che questi sono gli anni più belli, bellissimi, il passato, la spensieratezza, però più vado avanti più mi rendo conto
che questi sono gli anni più belli. Ogni volta è così, quindi malinconica fino a un certo punto. È vero, è vero. E sono abbastanza d'accordo con te. Giulio da Roma, domanda per Laura: che ricordo ha del doppiaggio della fidanzatina di Bart in un vecchio episodio dei Simpson? Te lo ricordi? Oh mio Dio. Ce l'è per tutti, eh? A chi tocca non si ingrugna, attenzione. Oh, perché... mi ricordo di aver fatto cose sui Simpson, però perdonami, non me lo ricordo proprio. E sempre bene. Giulio chiede a Roberta: come ti è venuta la caratterizzazione di Lucy in Big Bang Theory? Oddio. Non lo so, ma lei è talmente brava che proprio mi ci ha portata. Quindi non ho faticato. Lei, sì, perché c'ha questi occhi, questa espressione, queste stonature, mi ci ha portata. Io la adoro, la adoro. Ecco, questa è una domanda che faccio a tutte e tre. Partiamo da Francesca, mi casca tutto. E quando sei una cosa che non hai mai fatto, un personaggio nuovo, un attore nuovo, che capita che facciamo degli attori nuovi, no? Arrivi, il direttore ti spiega che cosa sta succedendo, dov'è la cosa, e poi ti devi cimentare con un'attrice nuova che tu non hai mai visto. Da dove parti? C'è una cosa da dove parti? È istintivo? Che cosa succede in quel momento? Allora, sì, sicuramente è istintivo. Allora, devi vedere tutto, devi vedere come si muove, tono di voce, soprattutto gli occhi, perché gli occhi parlano, gli occhi esprimono le emozioni. Però diciamo che è un po' una cosa di tutto il corpo, quindi cerco di studiare il suo approccio al personaggio e cerco di interpretare quello, di stare sulla sua stessa linea. Certo. Però devo dire che poi un personaggio non lo scopri subito, cioè non è che fai, guardi un anello, insomma uno spezzone piccolo piccolo, magari lo scopri piano piano, no? Nel corso del film, se non l'hai mai doppiata prima, se è una cosa nuova. Però è un bel challenge, è una bella sfida anche andare a doppiare un'attrice, sì, un attore che non è mai doppiato, secondo me, è vero Laura? Assolutamente, sì. È bello, è bello. Sì, scusate, ritorno con la radio perché il pezzo è bello ma è breve. Love is in the air, John Paul Young, ed è il secondo pezzo che porta Laura Bocconera oggi a Dopo Cena Con, e stiamo con tre donne meravigliose, tre amiche eccezionali, e veramente sembra di passare una serata a farci l'operativo, è figo questo, ci piace moltissimo, e sono diventate le 22:45 ed è il momento. Intanto, mentre Lorenzo, voi non la sulla radio non la potete vedere, ma su Facebook sì, ci manda uno scorcio di Sant'Arcangelo di Romagna. Che bello, vabbè, Sant'Arcangelo, bellissimo, di Romagna. Mio padre è romagnolo, è di Rimini, quelle zone le conosco anche abbastanza bene. Guarda che bel posto, veramente bellissimo. Bello. Ci fanno conoscere anche dei posti dove non saremmo mai andati, dove non siamo mai andati. Sì. Quindi è molto bello. Grazie Lorenzo. È il momento della clip misteriosa. Le nostre amiche hanno selezionato tre clip che vogliono sottoporre alla vostra attenzione, e queste clip le reciteranno con fare neutro, come dico sempre io, un po' come un documentario, non è proprio un documentario ovviamente, però un po' come un documentario, dai, diciamo, senza, per non darvi troppi indizi. Voi dovrete affinare l'udito e capire da che doppiaggio sono state tratte queste clip, da che film, da che telefilm. Abbiamo fatto tante cose, quindi la scelta è varia, ma voi, starà a voi cercare di capire esattamente da dove sono tratte. Chi comincia? L'abbiamo detto? E Carla. Roberta, parte Roberta, dai, stavolta a cazzo imperio lo decido io. Vabbè. Allora, la telecamera è sempre, se vuoi guardarla, quella bassa. No, devo leggere. Devi leggere, lo so, però se dovessi alzare lo sguardo, stai in quella bassa lì. Vabbè. Diamo la basetta atta a Roberta De Roberto, questa è la clip. Allora, per indovinare, solo su WhatsApp, al 328-79-48796 dovete scrivere il nome della nostra amica che sta leggendo questa scena, il titolo del film o telefilm da cui è tratta e il vostro nome, perché ci serve, perché così vi possiamo anche dedicare la fotografia che avrete come omaggio. Questa è, però sto da tutt'altra parte io, vediamo un po' se, non lo so dove si sto, è perso. Questa è la clip letta da Roberta De Roberto. D'accordo, basta. Lei sa che i nervi prelevati da viventi sono meglio di quelli prelevati da cadaveri. Lo so anch'io che sono una matricola. E lei mi ha messo in una situazione antipatica. Mi ha dato in pasto ai lupi.
non che paragoni le sue sorelle a dei lupi, ma oh mio Dio, sono assetate di sangue e furiose perché non le ha chiamate lei. E mi hanno raccontato molte cose, ok? Cose spiacevoli. E ora so diverse storie su di lei e anche su di lei. So cose su entrambi che non voglio sapere, né essere coinvolta nei vostri segreti o litigi. E questa è la clip tratta da chissà cosa, lo stavo per dire. Dai, complimenti! Ma come potrete vedere, qualcosa si è già mosso sul WhatsApp al 328-7948-796. Quindi, ma sono rapidi e vogliono vincere, eh. Mica stanno a pettinare le bambole i nostri amici a casa. Quindi, qualcosa si è mosso, qualcuno potrebbe aver indovinato, esatto. A voi la voglia di andare avanti e di decidere, di capire soprattutto da che clip era tratta. Laura o Francesca? Pronti. Laura, è pronta Laura? Via. Allora, tiri a zero la base immediatamente. Sì. Questa è la clip letta da Laura Boccanera. La città più sicura del mondo. Ma è orribile avere paura di un luogo amato e vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non riuscire a salire gradini tanto noti. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio, sole. Paura di trovare nella posta quella polvere bianca. Terrore della notte. Gente che ha paura di altra gente. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone. Persone più deboli. Non l'avevo mai avuta. E ora ce l'ho dentro. E questa è la clip di Laura Boccanera. Votate, decretate da quale doppiaggio è stata tratta al 328-7948-796. E chissà se ci avete preso, qualcuno potrebbe avere indovinato, per esempio, chi può dirlo? Votate, attenzione, vedi, a volte qualcuno potrebbe aver indovinato, qualcun altro no, ma è giusto che sa. Ci sia anche magari qualcuno che perde, insomma, perché non è che potete nella vita vincere, è così. Si vince e si, e perde. Si perde, mi sa che manca solo una delle nostre amiche adesso, manco solo me, manchi solo te. Io ti riazzero la base e questa è la clip misteriosa per Francesca Fiorentini. Io e mia sorella facevamo un numero di varietà insieme. Io e mio marito viaggiava con noi. Nell'ultima parte del nostro numero facevamo 20 esercizi acrobatici. 1, 2, 3, 4, 5 spaccata, aquila ad ali spiegate, salto mortale, flick flack, uno dietro l'altro. Una sera prima dello spettacolo eravamo in hotel a farci qualche risata e restiamo senza ghiaccio. Io vado a prenderne un po', ritorno in camera, apro la porta e li trovo che fanno il numero 17, l'aquila ad ali spiegate. È stato dopo, mentre mi lavavo il sangue dalle mani, che ho capito che erano morti. Attenzione, perché pure qua dovete votare e qualcuno aveva indovinato, qualcuno no, ma lo saprete tra un pochino. 328-7948-796 WhatsApp per essere super social con noi, per votare e per indovinare la clip misteriosa. Francesca, intanto mandiamo un brano musicale. Eccola lì. non sei pronta. Oddio. Ero incantata a vedere come riuscivano a indovinare. Sì, perché sembra incredibile, sì, sembra veramente. Sì, io poi che sono così social. Vabbè, questo è orecchio, sono bravi, sono veramente bravi i nostri ascoltatori. Allora io andrei con la numero 2. Allora tu sei Francesca Fiorentini, sì, vero? Persona, okay, sì, perfetto, sì. Quindi la tua scaletta è questa, sì. E la numero 2 è questa. Lei è Alessio Cigliano? Io sono l'ombra di Alessio, il fonico di Alessio Cigliano, lui sta dormendo in questo momento. Poi dopo domattina li metto insieme. Sei l'avatar. Io sono l'avatar di Alessio Cigliano. Perché hai portato questo brano, Francesca? Allora... vabbè, diciamo subito il cantante Battisti. Beh. Adoro. E nella mia macchina non manca mai il CD doppio, triplo, quadruplo di Battisti, perché quando mi prende devo metterlo. Devi metterlo. Questo pezzo in particolare mi ricorda una mia amica dei tempi del liceo, diciamo liceo anche un po' dopo, che in seguito una mia delusione d'amore mi mandò, all'epoca c'era la segreteria telefonica, la segreteria. E mi mandò in segreteria telefonica questo, un pezzo appunto di questo qui, per tirarmi su, nel senso, dai, ce la puoi fare. E sei riuscita? Beh, devo dire che
Cioè, mi fece un effetto? Beh sì, caldo al cuore. È vero, fece un gran bene. Ci piace moltissimo. Sì. Allora, dal 1972, grandissimo Lucio Battisti, e ce l'ascoltiamo come terzo pezzo di Francesca Fiorentini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Dove vai? Quando poi tutte le sanno, tutte le sanno, inglesi, francesi, italiane, le sanno veramente tutte. Allora votate sempre, vabbè, stasera va così, al 328 794 8796. Io avevo preparato un contro selfie di un nostro amico, che però mi so perso chi è il nostro amico, quindi è devastante questo. Perché poi chissà dove è andato. Allora guarda, non mi ricordo come ti chiami, ma mando il tuo contro selfie perché è allegro e ci piace tantissimo. Poi più, mano a mano che scartabello, poi mi ricorderò anche del tuo nome. Sempre al 328 7948 796. Io vado a riposizionarmi sotto perché ci sono i contro selfie. Una serata di grande bellezza insieme alle tre fate del doppiaggio. Un saluto da Emanuele da Tortona. Ciao. Scusa, Emanuele, come t'ha frizzata? T'ha frizzata un po' così. Questa è una delle mie 200.000 facce. E tra l'altro Emanuele, a lui piace così. Ci sta ascoltando con la cuffia, che è come quello che stiamo sentendo noi. Quindi una buona sei con noi. Un'ottima esperienza. Grazie Emanuele. Adesso abbiamo Anna che ci dice solo che serata. Marco, questa sera tre regine del doppiaggio italiano, è assolutamente vero. Aspetta, che lo allargo un po' perché non si vede, anche se sembra un po' schifato in questa in questa foto, però vabbè. Marco, grande grazie di essere con noi e di averci mandato il contro selfie BR, come lo chiamano. Ci sta guardando, sicuramente è ovvio che ci sta guardando. Grazie Marco, e mandiamone ancora qualcun altro. Lorenzo, questo l'ha fatto Lorenzo per carino. Voi a mano libera adesso. Tigre, in questo momento carino. Mentre c'era, che carino. Bellissimo. Guarda che figata, bravo Lorenzo. Nalla, 13 febbraio 2019, ce lo mandi? Che bello. Il vostro WhatsApp sarà preparato. Stupendo. E postato domani, perché stasera non ce la faccio. Bellissimo. Vi ricordo che tutte le cose che vi manderò su WhatsApp, compreso il contro selfie, il selfie di giornata, intanto un saluto anche da Stefania, saranno vi consiglio di abbassare il vostro volume del telefonino, perché altrimenti vi sveglio. Matteo, Giorgia e Anna. Giorgia ha seguito tutto l'anno scorso nella pancia della mamma. Oddio, che bello! E adesso, tra l'altro, tu sei zia da poco. Zia bis. Bis zia da poco. Da ieri. È arrivato Teo. Sì. E noi salutiamo Teo. Teo, grande. Quanto c'ho? 1:16, un altro, e poi andiamo a vedere anche. Allora, Elena sta preparando una torta mentre ci guarda. Buona. E devo dire che la torta è buona. Beh. Laura, tu sei dolce o salato per quanto riguarda l'alimentazione? Cosa ti piace di più? Dolce. Il dolce. Francesca? Dolcissimo. Roberta? Dolcissimo. E se doveste dirmi il dolce, Laura, che ti piace di più, qual è? Quello per cui impazzisci. Io divento matta per questo dolce. Che cos'è? Io divento matta per tutti i dolci alla cioccolata. Deve esserci sempre crema e cioccolata. Francesca? Allora guarda, io tutti i dolci a base di uova, cioè cream caramel, ma anche proprio l'uovo sbattuto mi fa impazzire, oppure sul cioccolato sacher torte. Quella è regina. Sì. Roberta? È la Nutella. Proprio a cucchiaini? No, non hai capito, sì. Io divento pazza. Non la puoi comprare? Nutella ovunque. Una volta ho fatto la pasta con la Nutella. No vabbè, che schifo. È buonissima. L'hai provata? E la pizza con l'ananas l'hai mai mangiata? Ma no. La pizza con Ha ragione Roberta. È very good, veramente. Torniamo in diretta anche con la radio, perché Battisti ha finito. Le discese ardite, le risalite. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Lucio Battisti, lo state ascoltando alle 22.56 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto. Questa puntata sarà replicata su YouTube, premierata domani alle 14, replica se fissa sempre su YouTube. Iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi su Instagram, mettete un like alla pagina Facebook, condividete questo video, il numero di telefono è il 328 7948 796.
Ma chi sei, come dicono a Napoli? Ne ho fatte un po', eh. Ma chi sei? Ne ho fatte un po', sono preparato. Allora, abbiamo giocato insieme con la clip misteriosa. Siete stati tanti a indovinare. Mamma cioè, mia. Una roba pazzesca, veramente. Bravissimi. Io sono senza parole perché molto siete bravi. Sempre bravissimi, veramente bravi, e ci piace questa cosa. Sì. Allora, iniziamo da Roberta. Mo' adesso il problema non è tanto perché l'hanno indovinato veramente in tanti, è andare a beccare il voto. Cioè, perché il primo. L'ho il perso primo. Lo so, valla a trovare valla a trovare. Allora, l'ho trovato eccolo. Subito. Allora, avete detto più o meno tutti la stessa cosa, sì. Vero? Sì. L'hanno beccato, sì. Allora, possiamo decretare che la clip era tratta da Grey's Anatomy. Sì. Ok. E la prima che ha indovinato è stata Giorgia. Brava, brava Giorgia. Allora adesso io ti metto in mano l'iPad. Alessio, ok, certo. L'iPad. Alessio, questi doppi sensi. Vedo che mi guarda. Ma non lo so. Guardato proprio. Vedo che mi guarda in una maniera pazzesca. Io non so perché proprio mi guardi in questa maniera pazzesca. Ma cioè perché fai che... delle strane fermate e appoggiature. Faccio delle le appoggiature. E fai delle strane fermate. Vedi quando dicono che il doppiaggio non serve a un cazzo? Serve, e le sfumature? E le appoggiature? Come faremmo senza sfumature e appoggiature? Allora, tu puoi scegliere un colore, vedi? Uno di questi colori qua, lo puoi scegliere tranquillamente. Okay. Ti do la penna, okay. Così lo puoi scegliere. Io faccio anche vedere, perché voi dovete vedere quello certo, che sta facendo la nostra amica, la testimonianza della firma della foto. Lei si chiama Giorgia, e mentre Roberta firma la fotografia per Giorgia, visto che io sono come San Tommaso e se non lo sento non ci credo, questa è la clip tratta da Grey's Anatomy di Roberta De Roberto. D'accordo, basta! Lei sa che i nervi prelevati da viventi sono meglio di quelli da cadavere. Lo so anch'io che sono una matricola, e lei mi ha messo in una situazione antipatica. Mi ha dato in pasto ai lupi. Non che paragoni le sue sorelle a dei lupi, ma oh mio Dio, sono assetate di sangue e furiose perché non le ha chiamate lei. E mi hanno raccontato molte cose, ok? Cose spiacevoli, e ora so diverse storie su di lei e anche su di lei. So cose su entrambi che non voglio sapere, né essere coinvolta nei vostri segreti o litigi. È una cosa che mi mette davvero a disagio, e molto. Mi faccio indovinare, i suoi hanno avuto un divorzio difficile e la mettevano sempre in mezzo. E lei come lo sa? Un po' di fortuna. Lisi, una dei lupi. E questa era la clip di Roberta De Roberto. Brava! Bravissima! E ci è piaciuta brava tanto! Giorgia! E brava Giorgia che l'ha indovinata. Ma adesso la seconda chi è stata? È stata Laura. Che fatica. Allora, non so, lo capisco. Mi serve il fonico. Eccola, 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 capisco. Dov'è? Dov'è? Giù? Giù, giù, giù. Giù, no, no aspetta, no. Su, eccolo là. No, ma c'è da vedere perché sotto. Io l'ho scritto, vedi qua ho scritto Rob e a un certo punto ho scritto Lau. Adesso dobbiamo vedere dove ho scritto Lau, perché poi nel frattempo ha votato, questo è quello, va bene. No, lì siamo già a me. Siete è prima, già a te, è prima. Vediamo prima, lì, Ale, prima. Guarda. Se passiamoceli tutti. No, è questo qui, guarda, perché... questo, secondo me è il primo. E l'ho scritto. Un vedi, l'ho scritto, ma non era no, questo. No, è quello sopra. Quello sopra? Sì, questo? No, sopra? Eccolo qua. Ma non l'ho scritto, quindi non è lui. Secondo me ha rivotato anche per Francesca e quindi se n'è andato sopra. Ma noi lo troviamo subito. L'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Allora, la clip che abbiamo un po' edulcorato perché altrimenti era veramente troppo riconoscibile, Laura, veramente era troppo riconoscibile. Lo vuoi dire te da che film era tratto? Il buio nell'anima. Brava. E tanti hanno scritto Il silenzio degli innocenti. Ma James da Torino ha indovinato che era Il buio nell'anima. Bravo, io ti James. Passo l'iPad. Aspetta, no, devo attivarti la foto altrimenti non riesci a firmare assolutamente nulla. Anche tu puoi toccare con la penna e scegliere il colore che vuoi. Questa è la penna. La cosa difficilissima sto dando no, da fare a Laura. No, mi devo mettere gli occhiali, non vedo nulla. Lo so, mi rendo conto. A James allora, devo intanto, mettere. Intanto James, e intanto che ascoltiamo, che Laura firma, noi ascoltiamo la clip tratta dal buio nell'anima. Questa, signori e signori, è Laura Boccanera. New York, la città più sicura del mondo. Ma è orribile avere paura di un luogo amato. E vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non riuscire a salire gradini tanto noti. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio sole. Paura di trovare nella posta quella polvere bianca. Terrore della notte. Gente che
chi ha paura di altra gente. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone. Persone più deboli. Non l'avevo mai avuta. E ora ce l'ho dentro. E quando ti tocca, capisci che è sempre stata lì lei, in agguato, ben nascosta sotto tutto quello che tu amavi. E ti si gela il sangue. E il tuo cuore duole e tu guardi la persona che eri camminare per quella strada. E ti domandi se mai, se tornerai mai ad essere lei. Che bello, che bel pezzo, e che brava. Ragazzi, ragazze, siete bravissime, siete bravissime. Ma noi abbiamo poche opportunità di dircelo, devo dire la verità. Poche opportunità, perché poi in sala ci incontriamo e perché poi forse tra colleghi non si dice, per una pruderia strana, non so perché. Solo se c'è stato qualcosa che ci ha colpito davvero, è vero, no? Sì, allora, è vero, sì. Magari un'interpretazione. Però poi ascolti queste cose e dici, ragazzi. Ero seduta quando ho fatto questa seduta, tipo scrivania, perché lei parlava alla radio. Parlava vicinissima, quindi, al microfono. Quindi, no? Mi avevano messo il microfono sul coso ed ero seduta e recitavo seduta. Che bello. Bello. Che bello, che bello. Andiamo a Francesca Fiorentini. Tanti avete detto, tanti avete indovinato, sto vedendo, anche se qualcuno ha scritto Sliding Doors. Anche Will e Grace. Anche Will e Grace, sì. È vero. Però Ricky è stato il primo a indovinare che era tratta da... Chicago. Chicago, bellissimo film. Tra l'altro quel pezzo è fenomenale, veramente, una Catherine Zeta-Jones. Quel pezzo è fantastico proprio, si trova anche su YouTube il pezzo del tango, basta dire il tango, sì. Tango, tra l'altro c'è anche Laura. Sì. E sono queste sei assassine, il tango delle assassine, sì. Ed è una cosa da perdere la testa, sì. Parte con una goccia. Stai morendo? Abbastanza. Sì? Oddio mio. Datemi l'acqua. L'acqua, aspetta. Oddio, aiutiamolo. È morto il conduttore, è come se Pippo Baudo improvvisamente... No, prego, che scherzo, grazie. No, io so Pippa Baudo, lui è bravissimo, io no, però insomma... E quindi insomma un bel pezzo veramente, veramente bello. Veramente. Allora, ha vinto Francesca... No, scusate, ha vinto Serena. Ha vinto Serena, è stata lei, giusto? No. Perché ha scritto Chicago, Francesca, Serena. Allora, se Francesca sei tu e Chicago il film. E Serena lei. Ha vinto Serena. La dedica a Serena. Siccome avevo letto la manina su un'altra cosa. Bellissima, avevo, questa mi sono cosa. Confusa, capito? Tra l'altro, Francesca, Serena. Il Sere. Un grande bacio enorme da Gere come Sere, che ci ha mandato il suo cane Byron con amore. Amore. E noi lo facciamo vedere intanto che tu firmi. Questo è Byron, ma Serena mi hai detto. Serena, e adesso è il momento di ascoltare questa bella clip da Chicago. Lei è Francesca Fiorentini. Io e mia sorella Veronica facevamo un numero di varietà insieme e mio marito Charlie viaggiava con noi. Nell'ultima parte del nostro numero facevamo 20 esercizi acrobatici. 1, 2, 3, 4, 5, spaccata, aquila ad ali spiegate, salto mortale, flick flack uno dietro l'altro. Allora, una sera prima dello spettacolo eravamo all'hotel Cicero, solo noi tre a sbevazzare e farci qualche risata. E restiamo senza ghiaccio, così io vado a prenderne un po'. Ritorno in camera, apro la porta... E ti trovo Veronica e Charlie che fanno il numero 17. L'aquila dalle spiegate. Beh, si vede che sono talmente in stato di shock che vado completamente in tilt e dimentico tutto. È stato soltanto dopo, mentre mi lavavo via il sangue dalle mani, che ho capito che erano morti. Oh, Madonna! La cattiveria! La cattiveria vera, Francesca Fiorentini. Ma avete ascoltato anche Laura Boccanera, avete ascoltato anche Roberta Di Roberto. Questa è la clip misteriosa, quello che ci piace fare è giocare insieme a voi e siete stati bravissimi a risponderci. Bravissimi. Rapidi, bravi, e avete bravissimi. E vi sarà mandato ovviamente la foto con la dedica che vi è stata fatta, l'avete vista in diretta sul vostro WhatsApp dopo la trasmissione. Quindi mi raccomando, lasciate aperto il vostro WhatsApp. A chi tocca non si ingrugna, a chi tocca sempre. Tocca cosa? A il pezzo musicale. Oddio. Tocca a Francesca? A chi tu? Non credo, io ti ho dato il terzo. Ti ho dato il terzo, tocca a Roberta. Tocca a Roberta, tocca a Roberta. Allora, guarda, Andrei... Due strane scelte, devo dire la verità. La numero 3 proprio dopo te la spiego. Te la spiego. Ma bene. Andiamo con la 1? Andiamo con la 1. Andiamo con la 1. Beh, lei è grande, tra l'altro, devo dire, mi sono non commosso, però mi ha fatto ho sorriso molto di
tenerezza. Di tenerezza quando l'ho vista esibirsi con la febbre altissima l'altra sera a Sanremo, sì. Ed è stato, perché poi succede, no? Porca miseria, che non c'è la, se non c'è la febbre, mamma, non c'è la voce, non ci stai sul pezzo. E lo devi fare. E lo devi fare. È un po' come noi, no? Quando noi, come dico sempre, non operiamo a cuore aperto, né incidiamo su pietra, quindi si può rifare tutto quanto, però poi molto spesso ci siamo costretti a lavorare in condizioni estreme, certo, di salute. Certo. E quindi mi ha fatto tenerezza perché un po' mi ha ricordato quando noi andiamo in sala di doppiaggio e siamo malati con la tosse, col raffreddore, con tutto quello che c'è e dobbiamo per forza lavorare. Perché mi hai portato questo pezzo? Allora, questo pezzo è, è una canzone molto molto importante per me, perché è una canzone che io ho condiviso con una mia amica che adesso non c'è più e non c'è più fisicamente, e quindi mi ricorda gli ultimi giorni insieme, ed è una canzone che io mi porterò per sempre nella vita. È bello che ci siano anche questi ricordi. Sì. Poi anche la musica serve anche a questo, no? Sì. È il cassetto delle memorie, sì, la musica. Come no. Sì. Adesso vi faccio la domanda mentre siamo nei fuori onda. E allora ce l'ascoltiamo, il pezzo è del 2012, l'ha presentato a Sanremo, se non mi ricordo male. Sai che non ricordo? Sì, lo presentò a Sanremo. Sì. Un grande pezzo, una grande interprete. Lei è Arisa e questa è La Notte in diretta su Radio Cigliano. Non basta un raggio di sole. Apposta, portare quattro pezzi musicali è stato difficile? Bella scelta. Sì. Portare, cioè, uno dice, sai, all'inizio non me ne veniva in mente neanche uno. Anche okay. A me. Ho detto, Dio, proprio poi come se non avessi mai ascoltato musica in vita tua. Esatto. E poi invece in realtà ho dovuto fare una scrematura notevole, perché quello per quello, quello per quello, quello per quel viaggio, quello per quella persona, quello quel mood, quello perché mi piace, quello È stato difficile. Roberta? Sì, perché infatti quando loro, che sono state le prime a mandarti le canzoni, non so se tu hai notato, sì, io subito ho commentato, oh, ma erano le stesse che ho scelto io, proprio perché me le volevo prendere io le loro canzoni. Loro. No, è stato, sì, all'inizio lì per lì ho detto Dio, poi dopo a un certo punto erano tipo 30, tant'è che te ne ho mandate 5 invece che 4, sì, perché è stato proprio un fiume di cose, di ricordi, sì, di collegamenti, quindi lì per lì un po', poi dopo devo dire no. E Laura? Poraccia, Laura che? Sta malissimo come me pure te stasera, stiamo male, vabbè. Allora, no, io ho portato, sì, ma è stato difficile nel senso che sono, le canzoni sono tantissime che, una, che mi piacciono, a cui sono legata, però ho portato quelle che mi ricordavano, a cui ero più legata. Certo. Ma una vita senza musica è possibile secondo voi? No. Cioè è colonna sonora della vostra vita anche? Sì, a me succede, che ne so, che parte un brano alla radio, io sto facendo tutt'altro, metti siamo in un posto dove non siamo mai noi, sulla tangenziale di Roma, no? Mai. Ci siamo mai. E mi capita di essere in questo posto ameno e sconosciuto e parte una canzone e parte un ricordo, parte un odore. Ma parte anche la cantata? Subito, sì. Chiudi i vetri e vai a palla. E dalle macchine ti guardano perché vedono sti pazzi che si muovono e se ne fregano. Io me ne frego. E te ne freghi, posso sì. dire una cosa? Roma è bella anche dalla tangenziale. Roma quando, sempre è bella. Quando c'è ci sono quei tramonti che tu esci dal turno, ti metti in macchina, sali sulla sopraelevata della tangenziale che è obiettivamente e oggettivamente brutta. Non si può dire altro. È brutta. Sì. Stai lì, vedi quei tramonti, quei colori, è vero. E dici vabbè, mi arrendo. Dalla tangenziale d'estate ci deve essere un locale proprio sotto la tangenziale, che già alle 6-7 di sera, quando noi torniamo dai turni, se poi siamo ai quarti, a voglia, che partono luci, musica, e si divertono. E è bello anche passare lì e sentire questa musica che ti passa nel finestrino un attimo, però c'è gente che si diverte. Voi siete festaiole? Roberta, sei festaiola? Una volta. Mantofolara? No, sì. No, mi piacciono le feste, però con gli amici, non sono più da festa. Ah, c'è una festa, andiamo. No. Adesso mi piace scegliere la festa, le persone con cui condividere, no, le mie serate, il mio tempo libero. Anche se sono più per la cena a casa con le mie amiche. Laura! E Laura? Beh, diciamo che c'è un'età per tutto. Nel senso che la festaiola, quando sei più giovane, quando sei più... Adesso sono un po' con Roberta, insomma. Francesca, 10 secondi? Sni. Mezzo e mezza? Mezzo e mezza. Mezzo e mezza. Vabbè, è bello anche essere mezzo e mezzi nella vita. Torniamo anche con la radio.
La notte, Arisa, quella che ci sta circondando, quella che ci ha avvolti, quella che ci porta sempre di più all'interno di Dopo Cena Con, che ci porta verso le 11.45 quando finirà Dopo Cena Con, e ve ne andrete, andrete nelle vostre case, al vostro letto, a dormire, con il ricordo di queste tre meravigliose donne che sono accanto a me in questo momento. Grazie. E che stanno giocando insieme a noi a Dopo Cena Con. Allora, doppiatrici fantastiche, Laura Boccanera, un ricordo del film Nikita, sei stata straordinaria, uno dei film preferiti di Cristina. Beh, Nikita è anche uno dei miei film preferiti, anche perché ero incinta di 9 mesi, aspettavo mio figlio Luca. Mamma mia, difficile da fare in quelle condizioni. Beh, infatti non mi volevano neanche far fare il provino, perché ero proprio agli sgoccioli, diciamo che io l'ho fatto... L'ho finito la prima settimana di giugno, io ho partorito il 29 giugno, quindi ero proprio... Il tempo era finito. Invece io ho insistito, perché come al solito amo troppo il mio lavoro, e quindi, perché c'erano delle scene molto toste, violente. Io mi ricordo quella del tribunale che lei urlava. Comunque sì, è anche uno dei miei film preferiti, bellissimo, bellissimo. Sentite un po', ma quando si risolve con la tecnica? Perché a volte risolviamo con la tecnica noi. Stiamo male, abbiamo qualche cosa, qualche problema, oppure semplicemente... quel giorno funziona un po' meno e si perde qualche cosa nel doppiaggio, secondo voi? Tantissimo, sì. Questa è una domanda gancio. Sì, capito? È una domanda che dà. Guarda, io devo dire che quando mi rendo conto che vado solo di tecnica, mi fermo. Oppure proprio finisco tipo prova e poi chiedo proprio al direttore, prima ancora che mi dica sì o no, di farla, di rifarla. Ok. Perché ti rendi conto che quell'anello non funzionava, non c'era niente. O sei in simbiosi, devi starci dentro, la devi vivere. Poi sai, viverla al 100% non è facile, perché i nostri tempi sono molto stretti, quindi è un po' un concentrato, come diceva giustamente Laura, il 70-80%, perché voglio dire, ma quanto tempo hanno impiegato loro per lavorare su quel personaggio, ma anche come si vestono, stai sul set, le prove, è tutta un'altra cosa. Noi dobbiamo cercare di ridare quell'emozione lì che loro hanno già dato, una sorta di sunto rapido che dobbiamo fare, sì, no? Per tornare a bomba, sì, l'emozione ci deve stare, la tecnica ti aiuta, ma non ti risolve. La tecnica si sente, nel senso che io spesso mi capita di dire, spesso lo dico anche a lei, che siamo molto amiche, con Roberta no, invece mi capita più spesso di parlare con lei di queste cose. Poi me la fa, diciamo, io sono una guida, ne parlo più spesso che con Roberta. Io sono una guida, lo sapete, per una battuta. Vabbè, insomma, io dico che a volte vado al cinema, magari sento e dico sì, bello, bel doppiaggio, fatto bene, però non mi è arrivato niente. E la tecnica spesso non ti fa arrivare niente, cioè tu non puoi dire nulla perché comunque è fatto bene, le voci giuste, le cose. Io mi devo emozionare. Manca il cuore. Io devo sentire il cuore e l'anima, se no non mi emoziono. Io devo veramente sentirlo dentro. Domanda tecnica. E Roberta e Laura fanno di più, le direttrici, Francesca proprio mai fatta, no, proprio solo qualche sostituzione, qualche cosa al volo, no, quando succede. Allora lo faccio a voi due, è uno step completamente diverso, cioè puoi anche fare l'attore, l'attrice tutto il tempo e non fare il direttore, o viceversa, fare il direttore senza fare l'attore. Il passaggio dal Gio al dietro il vetro, come lo chiamiamo noi nell'acquario, è come è stato per te, Laura? Beh, sai, all'inizio un pochino ti metti, insomma, un po'. Comunque la direzione devi fare. Io sono una grande. Cioè, devi fare un'ottima distribuzione. Perché secondo me quando tu hai fatto un'ottima distribuzione sei più a metà del lavoro, diciamo. Perché la distribuzione. Ce l'ha già in tasca, sì. Beh, la distribuzione è fondamentale. E quindi all'inizio, sai. Hai paura di sbagliare, poi insomma ti abitui col tempo. Io spesso le distribuzioni le faccio, il nome mi viene subito, come guardo, è istintiva la cosa, quindi... E Roberta?
Allora, diciamo che, vabbè, io mi sono un po' capitata questa cosa delle direzioni, perché mi sono ritrovata per caso a fare una direzione, a sostituire un direttore su un film, vabbè. E niente, lì quindi ho scoperto questo grande amore per la direzione, perché il direttore deve avere una visione a 360 gradi di tutto il film, gli attori, devi conoscere tutti i doppiatori per trovare quella cosa giusta. Questo per quanto riguarda la distribuzione. E invece per quanto riguarda la sala, quello che dicevo prima, è un grande lavoro anche di psicologo, perché mantenere, ma con tutti, con l'attore, con l'assistente, col fonico, è una cosa, un allenamento costante che tu devi avere, quindi devi essere un po' il burattinaio, no? Che gestisce e crea in primis un clima d'armonia. E su una distribuzione, uno studio di distribuzione, di studio del film, tante cose, ma è una cosa che io adoro follemente, cioè mi piace proprio tanto. E invece Francesca, tu che non fai il direttore, il rapporto dell'attore col direttore? Vabbè. Capito? Cioè tu stai al leggio, stai là, c'è una persona dietro che ovviamente sa, tutto. Che ovviamente sa e che secondo me, vabbè, io ho molta stima. Cioè, devo partire da una grande stima e appunto, come dicevo prima, un grande rispetto dei ruoli. Quindi, anche se a volte mi succede di non essere d'accordo, no? Magari su un'appoggiatura, però se un direttore mi dice guarda no, falla così, io mi affido, perché il direttore ha una visione d'insieme, sa, ha in mente anche come far dire magari la battuta all'altro attore che magari non è con me in quel momento, come spesso succede. E quindi è un bel incontro. Per me a me piace lavorare, mi piace mettermi al servizio di questo lavoro. Poi sia Roberta che Laura, devo dire, sono tutte e due, parlando appunto, visto che loro sono qui, due direttrici che sono molto brave nella distribuzione. Cioè, Laura ha un istinto proprio naturale. Sì. Beh, insomma, ce l'ha nel DNA, secondo me è proprio. No, ma è vero, è un istinto fenomenale. E lei pure c'ha un orecchio pazzesco. Cioè, veramente, cioè, tu è fondamentale, facciamo anche questa serie insieme, Tandem, certo, no? Lei fa delle distribuzioni, delle cose che tu dici, ma questo chi è? Ma questa persona, sì, anch'io che... spesso chiedo, sì, perché sì. Mi faccio aprire le colonne quando sto lavorando, se sono incisi già i colleghi, in maniera che almeno mi danno una battuta, cioè almeno rispondo, sì, perché altrimenti sì, la solitudine, la Pausini in confronto è una dilettante proprio, la solitudine della Pausini è niente, siamo soli là, abbandonati, se sono il primo mi attacco, ma se sono l'ultimo, come a volte succede, mi faccio aprire tutte le colonne. Guarda, vero, Alessio, posso fare un inciso? Io a volte mi auguro che tu sia l'ultimo. Allora, c'è una polemica, c'è una polemica. Allora, questa è molto carina. Allora, ognuno di noi ha una sua tecnica per evidenziare, diciamo. Si chiama tecnica. Una sua tecnica per evidenziare le battute sul copione. Sì, giusto? Sì, giusto. Allora, devo dire che... diciamo, se mi posso permettere, devi. Che qualcuno è più discreto. Magari fa un puntino. E qualcuno lo è meno. Capito? Diciamo che il passaggio di Cigliano è un po' come Attila. Dopo no, di lui... non è vero. Perché io faccio la cosa, e come dico sempre, soprattutto nelle scene a due, una volta Francesca mi disse, senti, ma... sto segno che fa, io faccio proprio un circolo intorno alla battuta, no? E sto segno è un po' invadente, ho detto però guarda, ti avvantaggio, perché è perché quelle che non sono segnate sono le tue. Ma la cosa bella è che tutti gli attori che passano dopo Cigliano si girano, è passato Cigliano? Tutti, oramai lo riconoscono da quello, lascia proprio la firma. Ci abbiamo un po' ognuno la nostra firma, diciamo, sì. E la lasciamo anche sui copioni. Laura, ma che cosa avresti fatto tu se non avessi fatto il doppiaggio? Se il doppiaggio non lo sai proprio. Ero troppo piccola per capirlo. Non avresti, adesso un'idea, che cosa... Ma sicuramente mi sarebbe piaciuto studiare, fare l'università. E mi sarebbe piaciuto fare il medico. Il medico?
Roberta, tu cosa lo sai fare? Che anche a me? Il medico? A me piaceva... Facciamo troppe serie mediche. Io volevo fare la ginecologa, pensa. La ginecologa? Sì. Così sempre a scavallo, a mezzo. Mamma mia. Francesca, tu... Allora, io da bambina volevo fare la traduttrice simultanea. Ma pensa. Poi in realtà mi piaceva anche l'idea dell'insegnamento. Mi piaceva. E poi ho anche cominciato l'università, però poi ho cominciato col doppiaggio, è andata lì e la mia passione poi è questa. È questa. Sì. Allora, dobbiamo stringere un pochino con le canzoni perché ci stiamo molto dilungando, ma è bellissimo chiacchierare con voi. C'è la canzone, adesso tocca a Laura. Attenzione. Tocca a Laura, attenzione. Ne hai due, quale metti? Ti metto... La numero 2 o la numero 4? Ti voglio aiutare. Non mi mettere l'ansia. la numero 2. La numero 2. Questo... Dai, qui... Allora, qua si balla. Balla, io ve lo dico. Qua si balla. Balla. Chi non balla, non so che infanzia ci ha avuto, veramente. Perché... Poverino, poverino. Non so, non saprei come giustificarlo. Perché l'hai portata, Laura? Beh, guarda, questa canzone mi ricorda... un periodo non molto bello della mia vita, per niente, e mi ricordo che in un contesto, una festa in cui stavo ballando e c'era mia figlia Eleonora, ciao amore, e lei mi disse: mamma, prendi spunto da questa canzone per cambiare questo momento terribile. E quindi mi lega a mia figlia. Ti lega a tua figlia. Allora, ragazzi, allora, attenzione perché qua ballano tutte, questo è un pezzo eccezionale. Siamo catapultati nel 1978 con la regina della disco music. È veramente la regina. Sì. Gloria Gaynor, I Will Survive, in diretta da Laura a voi su Radio Cigliano. Can think like I can never leave without you by my side. Bella, bellissimo pezzo. Veramente un bellissimo pezzo. Io mi devo sbrigare anche, adesso tocca al questionario di Proust subito dopo questa canzone, ma mi devo sbrigare anche con i controselfie. Un bacio speciale alla miglior casalinga disperata, Francesca Fiorentini. La mia non Susan. Si firma, ma non sappiamo chi è. Allora, Marco Lorenzetti ci manda il suo controselfie divertentissimo, carino. Ci piace da morire. Grazie Marco, l'ha mandato al 3287948796. Quindi mi raccomando, mandatelo anche voi. Ce ne sono 50 ancora da mandare, spero di riuscire a mandarli tutti. Ignazio ha mandato anche il composite per quanto riguarda, che sembra una cosa un po' da riciclo, però è bello. Questo sì. È quello per Roberta, una foto così, giusto perché sapevi cosa metterti e non sapevi dove sta posa. Ma no? Non in posa per niente, sono quei piatti qua, sì. Era un mercoledì sera. Sotto c'è la lavatrice aperta, ma assolutamente, sì, ma certo. Ovviamente i piatti. E abbiamo la maledizione di Chucky, Maitland McConnell, Thelma Farthing, il mondo di Patty, mamma mia. Oddio. E poi abbiamo Ryoko Fueguchi di Tokyo Ghoul, Lupita Nyong'o con di Non Stop, Amy Tay Green, Amy T. Garden, non so preparato, di Scream 4, e Susan Hayward di Orange is the New Black. Sì. La fate tutti Orange is the New Black? La fate tutte? Io ho fatto piccole cose. Piccole cose, io perché sì. Quella è una cosa che uccide le donne, cioè non c'è donna che non ci ha messo piede, veramente. Sì. Ma un saluto a Isabella Pasanisi. Un saluto veramente a Isabella. E questo è l'autore di questi composite che ci sta scrivendo insieme al suo micetto e ci sta guardando in questo momento, anche lui ci ascolta con le cuffie. Ignazio, grande esperienza, migliore sicuramente ad ascoltarci con le cuffie, grazie veramente. Grazie. Andiamo oltre, vediamone qualcun altro. Allora, lui è Riccardo, un bel sorriso per Riccardo che ci piace molto. Ciao Riccardo, ciao, Riccardo. Ci piace che ci sia ottimismo anche nei nostri ascoltatori. Sì. Vi ricordate che dobbiamo fare la fotografia? Ve ne seguo per le ma scale. Ma stai scherzando? Io sto cercando. Non vedi l'ora? Da qui apposta. Allora, abbiamo anche Luca, ma non mi chiamare perché aveva indovinato, questo l'abbiamo visto già. E c'è Carlo che ci sta seguendo questa volta da casa. Ciao. Ha guardato, ci sta un mio primissimo piano qua, ci ha guardati per tutto l'anno scorso da un parcheggio di una città dove c'era il wifi in macchina con la neve, col motore acceso, col computer sulle gambe. Ma no, sei un grande, ma scusa, un premio. Beh, gli devo mandare più che una maglietta, secondo Senti, me un invito. Molti ascoltatori hanno i gatti, sì. È vero? Molti li hanno. Oddio. E questa è Roberta, da un vecchio amico e uno nuovo. Chi sono, Roberta?
Oddio, perché? Aspetta, non c'ho gli occhiali. Da un vecchio amico e da uno nuovo. Aspetta che rientro anche in radio. Gloria Gaynor Will Survive è il quarto pezzo di terzo pezzo di Laura Boccanera che state ascoltando a Dopo Cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto. Stiamo vedendo nel frattempo in fuori onda le fotografie, un vecchio amico, ma uno mi sembra nuovo. Vinicio, ma non sono sicura, la foto è un po' scura, allora se sei Vinicio poi scrivici e grazie veramente. Grazie. Qualche altro controselfie mentre sotto abbiamo questa canzone che ci fa ballare. Buonasera da Alessandro, Silvia l'abbiamo già mandata, tanti hanno risposto soltanto. Allora, Elisa dalla provincia di Vicenza, continuate a cantare che ascoltarvi è una delizia. Veramente grazie. Ciao, Elisa. Ciao. Anche ciao. Lei ci sta ascoltando e lo dimostra sì, in questo abbiamo modo. Le prove. Lo dimostra veramente. Grazie Elisa. Allora, Francesca, che ricordi hai di Gwyneth Paltrow nei film? Paltrow nei film della Marvel. Vabbè, l'abbiamo già detto un po'. Beh, sì. Molto carino. Lei, questo personaggio che fa la segretaria amore di Iron Man, un personaggio cucito bene su bene, di lei. È bello, sì, 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 molto. E invece molto. Che ricordi hai e com'è stato riprendere Stana Katic nella nuova serie TV Amazon Absentia? Beh, lei qui è molto più dark, anche è sempre FBI, perché appunto come è la stessa attrice di Castle. E però è molto più in toni, diciamo, oscuri. Anche lei è un po' ambiguo come personaggio. Lei è una bella attrice da doppiare. Sì. Laura, un ricordo di un telefilm spagnolo doppiato qualche anno fa chiamato Paso Adelante. Ma come no? Ma me lo ricordo benissimo. Vabbè, vi siete divertite là, pazza pure là, vero? Tantissimo. Francesca, su Taylor Schilling e Piper Chapman di Orange is the New Black è stato un lavoro straordinario. Grazie. Da parte di James. Grazie. Dopo aver visto per l'ennesima volta La casa nella prateria, ho realizzato che la voce italiana di Mary Ingalls era Laura. Yes. La casa nella prateria. La casa nella prateria. Mamma mia. Non mi sono persa nulla. Non ti sei persa nulla, veramente. Allora, sono anche d'accordo con i talent. Siamo un po' indietro, se potete vedere. Stiamo parlando ancora dei VIP. Aspetta che vediamo se riusciamo a sistemare questo microfono. Allora, il doppiaggio di Orange is the New Black l'abbiamo detto. Per Laura, puoi dire? Vabbè, una cosa lunghissima. Che devo Salve, dire? Sono Edison Shepherd. Salve, sono Edison Shepherd. Grande, e te l'ha chiesto Silvia. Roberta, ciao, Silvia. Su Kate Micucci, Big Bang Theory, davvero eccellente, grandiosa. Grazie. Da parte di James. Grazie. Marco Boccanera dice, è una bellezza, è bello condividere il tuo stesso cognome, anche se non ci conosciamo. Grazie. Di tu e tuo fratello, un saluto anche a Francesca, meraviglioso nel ruolo di Cordelia in Buffy and Angel. Beh. Si ricordano tutto, ragazzi, tutto, non si scappa. Laura, insieme a Cinzia De Carolis, sono le regine dei cartoni, e questo è vero, è un po' vero. Hanno fatto i più assolutamente belli, assolutamente sì, hanno fatto i più anni, belli, veramente. Sì. Allora, è il momento del questionario di Proust. Io devo fare le domande alle nostre, alle mie amiche. Proust. Allora, decidete chi è la prima che parte. Intanto io ricordo ai nostri amici che cos'è il questionario di Proust. Una amica adolescente, era adolescente anche Proust, gli sottopose un questionario trovato su una rivista inglese. Proust rispose a queste domande sul personale, sulla sfera personale, mise via tutto, ritrovò tutto dopo 20 anni, senza guardare le risposte, rispose di nuove domande e le risposte erano diverse, perché la vita ti cambia e perché dopo 20 anni, e i 20 anni di allora non erano i 20 anni di adesso, erano i 60 anni di adesso, certo, sì. Perché era una vita pazzesca, tremenda, si può cambiare veramente. Io ho fatto, attualizzato un pochino il questionario di Proust. Chi è che comincia per prima? Dai, comincio io. Comincia Francesca, poi Laura, poi Roberta, ma tanto avrete la possibilità di cominciare tutte quante insieme, tutte per prime ovviamente, perché ve lo faccio a circolo. Allora, vi metto una base tremenda, perché voglio ammazzarvi anche con la ma base. Ma ti ringrazio. E inizia Francesca Fiorentini. Questo è il questionario di Proust per Laura Boccanera, Francesca Fiorentini e Roberta De Roberto. Francesca, il tratto principale del tuo carattere? Solare. Laura. Non mi viene. Gimnopedia. Passi? Passo, non mi viene. Roberta. Gioia. Laura, il tuo principale difetto?
poca furbizia. Roberta, il tuo principale difetto? Sono permalosa. Francesca? A volte non mi mostro per quello che sono. Roberta, la qualità che vorresti avere? E la strafottenza. Francesca, che è una qualità? Sì, sì. A volte non può dare racconto perché. Francesca, la qualità che vorresti avere? Passo. Laura, la qualità che vorresti avere? Coraggio. Laura, la tua scusate, Francesca, la tua occupazione preferita? Leggere. Laura. Leggere. Roberta. E riflettere. Laura, cosa detesti più di tutto? Oddio. L'ignoranza. Roberta, cosa detesti più di tutto? La falsità. Francesca, cosa detesti più di tutto? Mi spaventa l'ignoranza anche a me. Roberta, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La comprensione. Francesca, la qualità che apprezzi in un uomo? E questa è difficile per me. Faccio una cosa. Le mani. Laura, la qualità che apprezzi in un uomo? Non c'è. I piedi. No, sto scherzando. La bontà. E Francesca, la. È Francesca? No, no, Francesca. Sì, sì, è Francesca. No, no. Francesca, la qualità che apprezzi in una donna? La condivisione. Laura, la qualità che apprezzi in una donna? La sincerità. Roberta, la qualità che apprezzi in una donna? E l'unione con le altre donne. Laura, cosa apprezzi di più nei tuoi amici? La sincerità. Roberta. Il rispetto. Francesca. La comprensione. Roberta, il paese dove vorresti vivere? Alle Maldive. Francesca, il paese dove vorresti vivere? Ah, mi piace tanto viaggiare, ma credo di star bene qui. Laura, il paese dove vorresti vivere? Sto bene dove sto, in Italia. Francesca, il tuo... Scusate. Già ride. Oddio, già ride. Francesca, il tuo eroe nella vita reale? Oddio. È questa. Il mio eroe... Nella vita reale. Una persona... vivente, esistente. Beh, penso mio fratello. Laura, il tuo eroe nella vita reale? Nella vita reale non c'è più, era mio padre. Roberta, il tuo eroe nella vita reale? Eroe o eroina, uguale? Sì, sì, certo. Mia nonna. Laura, il tuo motto? Vivi e lascia vivere. Roberta, il tuo motto? A tutte le cose belle che già ci sono e non vediamo, palesatevi. Ammazza. Francesca, il tuo motto? Il mio motto? Ma sì. Roberta, sì. Il tuo sogno di felicità? La serenità. Avere, essere serena. Francesca, il tuo sogno di felicità? Vivere bene ogni momento. Laura, il tuo sogno di felicità? La mia serenità e delle persone che amo. Francesca, il tuo colore preferito? Giallo sole, giallo oro. Laura? Rosso. Roberta? E verde smeraldo. Laura, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Oh, qui ci stiamo un'oretta. Allora, mi consiglierei amati tanto e cerca di fare le scelte giuste per la tua vita. Roberta, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Pensa meno e agisci di più. Francesca, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di essere più me stessa e non essere quello che mi aspetto che gli altri vogliano da me. Roberta, come vorresti morire? Anche no? Ma... Beh, prima o poi. Ma non ci penso. Non ci penso, non te lo saprei dire. Francesca? Passo. Ma di notte. Laura? Ah, è molto vecchia. Senza soffrire. E questo è il questionario di Proust per le nostre amiche. Finito! Avviatevela con Proust!
Proust, cioè io non c'entro un cazzo. Io me la bevo con te che hai preso Proust. Mi dà un po' d'acqua pure a me la 22:36 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto. Francesca, il tuo ultimo pezzo Sì. Sappiamo qual è. Il mio ultimo pezzo. Che bel pezzo che mi hai portato. Ragazzi, questo è il pezzo della mia vita. Ma questo che ti dà? Quanto ti carica? Allora, io è un altro CD che tengo insieme a quello di Battisti in macchina. Per compensare. Che ti devo dire? Questo pezzo per me è vita. Cioè, è... Mi arrabuglia, ma acchiappa, mi esalta, mi strattona, mi porta su, mi porta giù. È veramente... Mi emoziona, mi fa piangere, mi fa gioire. Pazzesco. Cioè, senti che... Parte Madonna bene. Mia. Parte bene. Parte bene, come va poi? Un grande ha fatto del tango, ha rivisitato il tango, dandogli una nuova vita, dandogli una modernità. Cioè, ti giuro, mi batte il cuore tutte bellissimo. Le volte che la sogno. Signore e signori, ultimo pezzo di Francesca Fiorentini a dopo cena con oggi, 13 febbraio 2019, Astor Piazzolla, Libertango. Lo so, questo ti porta, questo ti trascina. Pubblicità del Vecchia Romagna, quando c'era la pubblicità della Vecchia Romagna in televisione. Allora, io continuo a bruciare i controselfie perché sono tanti. Ragazzi, allora. No, un nostro amico che si chiama Fabio e dall'Abruzzo fa una cosa meravigliosa, secondo me. Meraviglia. Era un po' che mancava, ma è veramente una figata. Eccolo chi era di Ramma in mezzo. Allora, che cosa fa Fabio? Disegna a mano libera sui cappuccini. No, che meraviglia. Sulla schiuma dei cappuccini disegna a mano libera. È meraviglioso. Non si bevono questi, ovviamente. Questa non è un'opera d'arte. La mia bella. La tua bella. Guarda che meraviglia. Questo è per Laura. Mentre invece questo è per Francesca. Finalmente hai capito qual è. No, mi ricordavo che era un personaggio simpatico. Era simpaticissimo questo personaggio, molto carino. Sì, guardate quanto è bravo Fabio Carletti. E questo è per Roberta. Bravo, ci piace la creatività dei nostri amici. Io l'ho visto fare perché lo fa con dei colori a mano libera, cambiando colore ovviamente, e fa queste opere d'arte. Ma che grazie bravo, veramente grazie, Fabio. Grazie. Allora abbiamo 30 secondi perché poi non lo facciamo più e mi stanno arrivando già i messaggi. Alessio, non farai mai il selfie di questa sera. Scusa, mi devo togliere gli occhiali, grazie. Avvicinatevi, mettetevi qua vicino. No, vicino a me perché dobbiamo entrare tutti in un selfie. Oddio. Un po' di sguincio, ne faccio due e questo è il numero uno. E il numero due. L'abbiamo fatto, L'abbiamo fatto. Lo avrete esclusivamente mandando anche soltanto un ciao al 3287948796 perché è la testimonianza di questa sera dell'essere stati qui con noi. Il Libertango di Astor Piazzolla ci mette tanta allegria, un grandissimo. Io ho avuto la fortuna di doppiare un film musicato interamente da Astor Piazzolla e devo dire che era un piacere. Io lo conoscevo poco all'epoca, stiamo parlando del 91, un film di Costa Gavras con la musica di Astor Piazzolla ed è stato una cosa strepitosa, veramente. Era bellissimo anche vedere le immagini dell'Argentina, del tango. Tanghi di Piazzolla, veramente bello. 23:40 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Laura Boccanera, Francesca Fiorentini, Roberta De Roberto. Roberta, il tuo ultimo pezzo, dovrei anche sapere qual è, sì, perché è rimasto solo quello. Sì, è quello lì. È rimasto solo quello. Allora, mi stupisci perché, perché l'hai portato? Perché ti stupisci? Non lo so. Nella tua selezione questo sembra un alieno. Te lo spiego. Questo pezzo, questa è la canzone che il mio fidanzato, nonché futuro marito, mi ha dedicato. Quindi è la nostra canzone. Ma allora c'è un motivo! Capito? E non a caso l'ho lasciata per ultima. E allora vogliamo salutarlo? Sì. Sta là, guarda, nella telecamera bassa. Ciao, amori! Ciao Davidino! Ciao Davide! E allora, ascoltiamocela. È un pezzo recentissimo, perché un pezzo, rispetto a tutto quello che abbiamo sentito stasera, è proprio recente. È un pezzo del 2016. Tra l'altro io ero straconvinto che fosse Battiato, ma ero convinto, cercavo questo pezzo Battiato, un nuovo pezzo di Battiato all'epoca su internet, e non trovo un cazzo, e infatti ovviamente non lo trovavo perché questo è Rafael Gualazzi e ci ascoltiamo L'estate di John Wayne su Radio Cigliano. Noi cinema all'aperto e
Oh, sembra abbattiato. Sì, è vero, vero. Sembra abbattiato. Sì, sì. Questa è la prova provata proprio. Allora andiamo ad esaurire, se possibile, ne mancano 30, non ce la farò mai. I controselfie. Posso ricevere, dice Francesco da Barletta, un saluto a... da Francesca Fiorentini, che ha fatto Resident Evil, che è quello che piaceva. Puntata strepitosa, Laura voce strepitosa, Suella Boran Carter sugli Harry Potter. Francesca, cosa ne pensi del personaggio di Kerry Russell nel telefilm The Americans da parte di Francesco di Barletta? Beh, tutta quella serie mi ha inquietato molto, perché questa guerra fredda, insomma, questo rapporto congelato in famiglia fra di loro è era particolare, molto particolare. Lei è molto brava, l'attrice, molto brava. Ma voi guardate le cose che fate? Vi capita di vederle? Cioè, le vedete apposta, le guardate apposta, o quello che capita? No, io lo guardo, se doppiando l'ho visto che è una cosa bella, okay, non è che la guardo. Attira, sì, attira, se sì, mi piace, certo, il prodotto. E Laura, parto da te, ma la faccio a tutti la domanda: tu sei critica nel riascoltarti? Tantissimo. Quante volte diresti l'avrei rifatta io questa? Tante, ti è capitato di averlo detto? Spesso. Sei critica, quindi, sì, sei critica. Molto, Francesca? Molto. Anch'io molto. Molto critica. E Roberta? Troppo pure. Troppo? Sì. vabbè. Però è bello anche questo, ragazzi, è bello anche comunque non fermarsi, no? E andare anche oltre. Allora, Davide Capone ci saluta, chissà chi è. Ciao, però non hai mandato la foto, Davide, attenzione, non ha mandato la foto. Non quel bel morone non ci ha mandato la foto. Io ho perso una fotografia da parte di un'amica che l'ho vista, ma l'ho persa, non la riesco a trovare. Speriamo che riesca a ritrovarla e speriamo di mandare tutti quanti i vostri controselfie. Cosa ricordi, Francesca, di Desperate Housewife? Vabbè, mi sono divertita come una pazza. Mi sembrava di doppiare Gatto Silvestro vestito da donna sexy. Quell'attrice è pazzesca. Senti, Alessandro fa una cosa. Ha beccato un tuo fermo immagine. Beh, tremendo. Delizioso. Veramente ragazzi. Delizioso. Però sai come lo vedo io questa sovrapposizione che fa? Il direttore nella sala di doppiaggio. L'immagine del direttore riflessa sul vetro. Grazie Alessandro, grazie del tuo controselfie anche a te. Allora, sempre 3287948796. Allora, questa foto l'ho fatta oggi andando al lavoro. Un abbraccio da Cambridge, da Cristina, che ci sta salutando. Ciao, ci fa vedere grazie. Uno scorcio bellissimo di Cambridge. Grazie. Bellissimo. Ci stanno ascoltando da Madrid, ci ascoltano dalla Germania, dall'Inghilterra. Cigli, cigli, sei forte. No, vabbè, siamo forti noi, è forte il nostro lavoro, perché abbiamo tante persone che ci seguono, che ci vogliono bene. Poi noi siamo un po' all'esterno, no? Quindi non siamo nel mainstream, noi siamo un po' laterali, quindi sì. È bello. Ospiti favolose stasera, sono al lavoro ma non potevo mancarle e mi sono imboscato. Una richiesta da fan bimbo minchia a Laura, la mitica frase di Maria Antonietta Fersen: stasera dimenticate che sono la regina di Francia. È una dei classici. La devo dire? Prova a dirla, va. Stasera dimenticate. Aspetta. Stasera dimenticate che sono la regina di Francia. E questa, signore e signori, è Laura Boccanera, dannata veramente, con delle cose che è rimasta veramente più impressa a tutti quanti. Stiamo parlando di Lady Oscar qua, vero? Maria Antonietta. Grande Laura Boccanera. Stiamo sfogliando i controselfie di oggi, che sono veramente tanti. Questo controselfie è stato chiesto da... ma non ti firmi, quindi non lo posso sapere chi sei, però sta al lavoro, sei imboscato, facciamo vedere il suo primo piano. Ciao, imboscato al lavoro. Tra l'altro sembra proprio in uno scantinato, sì, vero? Dietro le quinte del lavoro. Grazie del controselfie che hai mandato, le voglio mandare qualcun altro. Abbiamo, credo, l'ultimo pezzo da mandare. Quello di Laura. Allora senti, mandiamo il pezzo di Laura, così nel frattempo chi è in radio sente un pezzo e noi continuiamo con i controselfie, che tanto chi è in radio non li può vedere. Allora, Laura... allora, io penso che tu abbia un amore per questo cantante incontenibile, smisurato, tant'è vero che questo pezzo lo porto perché ho fatto la follia alla mia tenera età di andare al concerto di Modena, che eravamo 200.000 persone. Sei andata lì? Io ero lì. No. Per andare in bagno ci ho messo un'ora, per uscire il panico totale, ed è stata una cosa meravigliosa. Io poi sono andata con mia figlia, amore di mamma, ed è stato emozionante, bellissimo. Tu lui l'hai seguito sempre in tutta la sua discografia? Sì, io l'ho amato tantissimo. Lo amo in assoluto, per me. E che emozioni ti dà lui? Mi emoziona, le sue canzoni mi emozionano, mi arrivano al cuore.
potrei dirtene. Lui con te fa centro proprio, eh? Sì. Proprio centro, sì. Totale, proprio sì. Al centro del sì. Bersaglio. Io sono signore e signori, è l'ultimo pezzo che ci ascoltiamo oggi, è l'ultimo pezzo, quello che porta Laura Boccanera. Ci ascoltiamo un grande Vasco Rossi 2017, come nelle favole, su Radio Cigliano. Quello che potremmo fare io e te. Vabbè. Grande. Beh, allora, Vasco. Giulia ci manda un controselfie, un bacio che ci manda a tutti ciao. Quanti. Ciao, mentre ciao, ci stanno Giulia. Ascoltando con la cuffia. Ciao, ciao Giulia, ciao, grazie, Giulia della, ciao. Grazie della vostra partecipazione, che è l'unica maniera in cui la vediamo veramente, attraverso il vostro controselfie che arriva al 328-7948-796. Io ripeto, spero di non cancellarne qualcuno. Lui l'abbiamo già mandata, era D'Artagnan. Queste una panoramica di Taormina, no. Isola Bella. Guardate che meraviglia da parte di Orazio, se non mi ricordo male, che ci scrive da Taormina, ma adesso vado a leggere meglio il nome. Grazie mille. Grazie. Sempre al 328-7948-796. Scorci veramente eccezionali. Orazio da Messina. Francesca l'abbiamo vista, questi sono finiti, Matteo ci saluta anche Cristina da Emma, ciao. E Giuseppe l'abbiamo salutato, Davide anche ci saluta, serata indimenticabile, con tre meravigliosi ospiti e un anfitrione bravissimo, ma io sono semplicemente un maggiordomo. Grande Ale, fortunato. È vero Ale, sei fantastico. Da parte di William, ciao, William. Marco l'abbiamo già visto, allora... Ciri ciao grandissima, ecco i miei personaggi ecco. Preferiti, ti sì. Piace il genere anime, l'abbiamo detto, che ricordi hai di queste tre perle? Lui è ovviamente l'alieno intelligente che si è appena sposata, gli facciamo gli auguri anche, auguri, è un appassionato auguri. Di anime, ho sbagliato, sono andato su Roberta, ma non volevo andare su Roberta, volevo andare su questo, che ricordi hai? Guarda, quello di Ram è quello che abbiamo visto prima anche sul sì. Cappuccino, mi ha divertito molto perché è un personaggio molto divertente. Cutie Honey è quella che ricorda che non mi veniva il nome prima ed è praticamente la, l'antesignana di Sailor Moon. Sì. Per cui, ma sono cose che ho fatto veramente tanti, tanti anni fa. Ragazzi, noi queste cose le facciamo un po' meno adesso, ovviamente. Sì, sì, sì. È un sì, po' sì. Meno ragazzini, quindi ci capita meno di farle. Però è bello che ci ricordiate per tutto quello che abbiamo fatto. Assolutamente, è bellissimo. Davide da Bovolenta, in provincia di Padova, un grande applauso. E un abbraccio a tre doppiatrici formidabili. Francesca l'ho seguita per, di più per via della Marvel, ah. Grande. Davide da Bovolenta, in provincia di Padova, non sapevamo neanche dove fosse. E guardate, Davide, che non abbiamo se la manda a dire. Le prove. Non ci sta guardando da un telefonino, ci sta guardando da un enorme schermo del salotto. Grande ciao, Davide. Ciao Davide. Grande, grazie veramente. Stavo facendo un casino, ma invece vado avanti. Ne mancano ancora tanti ragazzi, tantissimi. Allora, Emma e Andrea erano quelli che abbiamo sì. Fatto prima del controselfie che mi ero perso. Nel doppiaggio di Notting Hill, come mai c'è stato il cambio di voce sia in Hugh Grant che in Julia Roberts? Comunque strepitoso il doppiaggio, Maggi Boccanera, ogni volta che lo guardo piango. Succedono. Perché è stata una scelta del direttore e della major. Senti, Michelangelo ti chiede se puoi fare alla Laura gli auguri di compleanno alla sua ragazza Valentina come farebbe Bellatrix. Valentina, buon compleanno. Grande, grande Laura. Laura bravissima nel doppiaggio di Cheryl nella vita secondo Jim. Ah, ti sei divertita a doppiare con Massimo? Morire, con Massimo ridevamo come dei pazzi. È stata una serie... in cui mi sono molto molto divertita. Questo è uno sketch che fa Fabio da Civita Castellana, cioè. Ha preparato uno sketch in diretta per voi, che non è male, molto accidenti. Bravo, veramente bravo, quanto manca, 7 secondi, che devo mollarvi. Che siamo, sì, bravi artisti, veramente, tutti torniamo bravissimi. In diretta. Ma che cos'è una favola, ragazze? Fantastico. Che cos'è una favola? Qual è la vostra favola? Ma mi viene da dirti la vita, se riesci a viverla diciamo bene, bene. A pieno la è la favola più importante, è l'unica alla fine, il resto sono tutte invenzioni, sono tutte idee, sono tutte immagini, ma esatto. Poi la vita è... Ma godendo di ogni attimo, dando un valore veramente a tutto ciò che ci accade. È bello, è bello. Sì. Alberto ha preparato degli sketch, ma sono più che altro dei collage, poi li manderemo in un'altra occasione perché sto molto in ritardo. James, Madonna mia.
Ragazze, siete bravi, non gettonate stasera, veramente gettonate in una maniera pazzesca. Abbiate pazienza se qualcuno lo salto, però faccio vedere un po' quelli più rilevanti, anche perché siamo in ritardo. E poi domani mattina ci avete il turno? Sì. Domani mattina tutti col turno, quindi non possiamo fare più tardi di tanto. Poi magari comunque sappiate che ve li mando questi su WhatsApp. Dentista. Laura Boccanera, voci animate, questo è un putpourri. Che meraviglia, bellissimo, grazie. Veramente bravi. E ci piace. Francesca, questo è per te. Accidenti, grazie. Veramente bello. Poi c'è anche per Roberta. Che eccolo bello, qua. Grazie. Grazie veramente per la vostra partecipazione e la vostra perizia nel fare tutte queste cose. Grazie. Allora, Francesco Pergolizzi da Milazzo, Sicilia, aspirante doppiatore. E adesso vi faccio, colgo l'occasione che mi dà Francesco per farvi la domanda che un po' tutti quanti fanno e che ancora non ho visto, ma c'è sicuramente, perché siamo indietrissimo qua, veramente. E, ci sono tanti giovani che si presentano che non vogliono fare l'attore, vogliono fare direttamente il doppiatore, vogliono partire direttamente da doppiatore e chiedono, secondo voi, qual è il modo migliore? Allora, guardi me, quindi rispondo io per prima. Sembra al centro, mi capita sempre da te che sei al centro. Guarda, io siccome ho cominciato come Roberta, non da bambina, quindi diciamo l'esperienza di Laura è diversa, no? E, io credo che la cosa fondamentale sia imparare a recitare, quindi devi essere attore. Perché sennò il bagaglio ce lo devi avere. Lo devi avere, perché sennò arrivi lì e comunque puoi essere un bravissimo speaker. Però mancano un po' le basi, secondo me. E poi puoi cadere su alcuni personaggi, su alcuni film, perché insomma noi doppiamo tutto. Ecco, guarda chi c'è. Uè, ciao Robby. Ciao Roberto. Laura, che consiglio daresti a un giovane che arriva e che vuole fare direttamente il doppiaggio, non vuole passare per il teatro, vuole fare quello? Credo che sia un po' complicato fare direttamente il doppiaggio, come dice Francesca. Io credo che ci vogliano delle basi, che può essere una buona scuola di teatro, un corso di dizione, insomma non si può entrare e fare il doppiatore, non è così semplice, diciamo, a meno che tu sia nato con un talento pazzesco e allora certo, un altro discorso. Vabbè, il talento. Però le basi ci vogliono, cioè anche a me sarebbe piaciuto fare il chirurgo, però certo dico, voglio entrare in sala operatoria senza studiare, no. Complicato. Roberta? Sono assolutamente d'accordo con le mie amiche e è fondamentale studiare, è fondamentale avere una base di recitazione, perché lì è quello, cioè tu devi capire con la recitazione come trasmettere certa roba e quello soltanto una base di recitazione che può dare. Cioè, per non mandato la foto. Allora, no. Ciao. Interrompiamo un attimo, però. Scusate, vabbè. Un attimo di raccoglimento. Cioè, sì, raccoglimento. Ma solo io mi potevo sposare. Cioè, ma lo vedi? Ma sei fortunata di Dio, dai, diciamo la verità. No, ma diciamo la verità, ma stai zitto. Grande Davide Capone, Davide, che salutiamo. Ciao Davide, ciao, che ci sta ascoltando. Quindi insomma ci deve essere una base, è necessaria. Beh, secondo noi sì. Secondo poi voglio dire, se sei uno super con grande talento, vabbè, poi, però può succedere uno su 100. Ma sì, ma poi secondo me un inciso, noi dobbiamo doppiare da quello di strada, dal negro che fa yo-yo allo Shakespeare. Esatto. Passando per i film iraniani, persiani, russi, croati, cinesi. Cioè, ti devi misurare con delle culture anche molto diverse. Quindi, insomma, un aiuto di base ti aiuta. Senti, c'è Ignazio che prima vi ha mandato tanti bei composite, che vi chiede se può avere una buonanotte personalizzata da voi. Beh. Anche in coro. Vai. Buonanotte, Ignazio.
scaricatela, mettitela come suoneria. C'hai tre regine del doppiaggio che ti hanno augurato la buonanotte. Io veramente non so che dire. Un nostro amico non si firma, ma manda un grande saluto a tutte e tre col suo cagnolino. Grazie veramente. L'ha mandato il controselfie carino, al 328. Sì, carino, col 328-7948-796. Luca ci manda il suo controselfie ottimista che ci piace. Col sempre. Roberta, sei ottimista o pessimista? Assolutamente ottimista, sempre. Francesca, anche io. Laura, una via di mezzo. Io devo fare una domanda a Laura. Devo fare una domanda. Laura, tu hai cominciato come me, tu prima, ma io pure avevo 12-13 anni, tu da prima, da ragazzina. Cominciare da bambini questo lavoro ti toglie qualcosa, ti dà qualcosa per il futuro? Che cosa fa? Un tuo giudizio. Lo so che t'ho presa in castagna. Lo so. Allora, sicuramente ti toglie qualcosa, diciamo, insomma, sono sacrifici a partire dal far combaciare studio, lavoro, amicizie, divertimenti, insomma, sicuramente ti toglie qualcosa, però è un grande privilegio. Senza la vostra caratterizzazione, certi film o certe scene emotive non renderebbero allo stesso modo. Grazie. E questo è un bel complimento per noi che facciamo questo lavoro nell'ombra. Questo. Un'altra domanda che faccio sempre è questa: ma il doppiatore deve restare nell'ombra o può essere un volto noto? Cioè, noi che ci dobbiamo incollare sui personaggi dobbiamo essere al servizio di chi doppiamo, ovviamente, altrimenti avremmo fatto l'attore sul palcoscenico o altre cose. È giusto che ci sia visibilità, che conoscano la nostra faccia, che sappiano chi siamo? Ma diciamo che non è necessario, ecco, mettiamola così. Non è necessario. Secondo me non è necessario, però perché no? Niente impedisce, insomma. Anche perché no? Perché no, insomma, sì, invece. Com'è stato per Laura la foto con Dario Penne dove rifacevate la scena del film Il silenzio degli innocenti? Ci siamo divertiti tantissimo, l'unico problema è che faceva un freddo quel giorno pazzesco e io mi sono ammalata. Mi sono ammalato anch'io, l'ho fatta con Fabrizio Vidale, Brokeback Mountain in mezzo ai pecore, col bastone e il cappello. Con Dario così. Abbiamo avuto un freddo pazzesco. Sì, perché era febbraio, se non ricordo male, era febbraio, ci ha presi proprio male. Meravigliosi momenti della mia infanzia, avete accompagnato la nostra infanzia, dice Marina. Allora, Paolo ha scritto su WhatsApp, speriamo che leggano, ma io spero di aver letto anche il messaggio di Paolo. La caricaturista che vi ha mandato le caricature chiede se può avere un saluto da Laura Boccanera, come farebbe Belle, da parte di Paola. Ciao Paola, buonanotte. Grande Laura. Per Roberta, ci puoi fare la risata di Karen? Ah, a freddo, vabbè, è tremenda, è strepitosa, brava, veramente. E vabbè, tanti, veramente tanti. Noi dobbiamo chiudere. Per Francesca, il personaggio di serie a cui più sei legata, la detective Beckett o Grace di Willow e Grace? Beh, sono due cose molto diverse, molto molto diverse. Non lo so, tutte e due, non ti so dire. Forse Will e Grace vince sempre, ma anche l'altro. Senti, ci fa una domanda Sash, Alessandro, che personalizzo. Ti sei imbarazzata in Masters of Sex? Allora, era particolare quella cosa. Beh, sì, devo dire che è stata educativa. Educativa e chiarita. Hai preso spunto, diciamo. Qualche spunto può essere nato. Educativa può essere nato. Va bene. Debra Messing abbiamo parlato. Vi prego, parlate di Piper Chapman. Chiede sì, Paolo. Abbiamo parlato prima di Orange is the New Black. Beh, guarda, ho doppiato oggi pomeriggio proprio un film di paura con lei. È un'attrice particolare perché ha una follia negli occhi che a prima vista può anche sfuggire. È un personaggio bello perché parte da donna borghese, ragazza borghese, ricca, fica, che si ritrova in carcere e quindi fa praticamente un lavoro su se stessa nel corso degli anni, lì dentro, che è interessantissimo. È un bel personaggio. Bel personaggio. Sì. Laura, ricordi il doppiaggio La vera storia di Jack lo squartatore? Com'era il doppiaggio? Oh mio Dio, certo che me lo ricordo. Sì, me lo ricordo, il film è paurosissimo, c'era pure
mio fratello Fabio che faceva Johnny Depp. Era uno di quelli che tu non puoi, non vai a vedere al cinema. Assolutamente no. Ma neanche in casa, io se vedo che un film c'è tensione giro. Allora, la ex signora Shepard, la dottoressa Calliope Torres e la specializzanda Brooks, ovviamente. Eccoci. Però tutti quanti stanno facendo un'ovazione su Candy Candy. Abbiamo tributato a Laura. Vince. Ma voi lo vedevate Candy Candy? Certo. E stavate lì a... Ovvio. Ma ragazzi, è una serie che ha tirato dentro anche i maschi all'epoca. No, ma quando prima Lalli ha detto i pianti che mi sono fatti, ma i pianti che ci siamo fatti noi... I pianti che ci siamo fatti. Questo noi. Veramente. Allora, io sto andando avanti, è lo Spank. Laura ha incontrato Gassman o Solenghi durante il doppiaggio del Re Leone? Loro doppiavano separati, immagino, vero? No, l'hanno inciso separato. Tutto separato. Allora, Roberta, qui c'è anche il tuo papà, dice Carmelo. Ah, ciao papà. Ma forse ore fa, perché stiamo un po' indietro con i messaggi. Quando sento la voce di Laura mi vengono subito in mente i personaggi stregoneschi Disney che doppiava Savira la maga della sabbia in Aladdin, la strega Morgana in Darkwing Duck. Francesca l'ho conosciuta sul personaggio di Ukiyo degli Okonomiyaki in Ramma Mezzo. Okonomiyaki, mi ricordo. Mentre Roberta su Jane di Tarzan, è sempre dai cartoni che ho imparato a amare le voci italiane, per voi poi, per poi ovviamente passare ai film da parte di Carlo. Signora Boccanera, sì? Sono un vostro fan, ti dà del voi Fabio che ti sta scrivendo. Contact, un film bello, mi sono appassionato allo spazio, ho conosciuto Jodie Foster con quel film, complimenti vivissimi. Grazie. Sabri da Verbania, Francesca Fiorentini che ne persi, cioè, l'abbiamo detto, Orange is the New Black, poi non li leggo a metà. Signora Boccanera, sì. Attenzione alla signora Boccanera. Sì, grazie. Lei ne ha doppiate parecchie anime, i robottoni, Gaiking, Getta Robone, doppiati tantissimi anche quelli. Gigro. Veramente tanti. Rosario Dawson, l'abbiamo detto, Daredevil, Luke Cage, sei stata bravissima da parte di Lorenzo. Grazie. Serata tutta al femminile, che energia, dice Elena. Francesca, complimenti per la tua recitazione nell'Amore Bugiardo. Ah, grazie. Sì, quella è stata una bella parte. Bella parte. Sì. Francesca Stana Katic nella serie Absentia, oppure in NCIS. Jodie Foster la ricorda anche Sasha. E un saluto da Roberto a Roberta, lei è napoletana come lo sono io. Ma lei è tanto napoletana. Cioè, napoletana vera, io. Niente proprio. Guarda. Assolutamente. Noi la chiamiamo la napoletanella. Allora, la napoletanella. Francesca Fiorentini, ti seguo dai tempi della prima stagione di Will e Grace, Sliding Doors, che l'altro è un bellissimo film, veramente bello. E le caratteristiche disperate, dice Paola. Piper Chapman, l'abbiamo detto finalmente, c'erano tanti che ce lo chiedevano, stupende tutte, io sono di Verbania, tutti che dicono che sono stati a Verona, Piper Chapman, tre voci meravigliose, ricordi stupendi, ricordi dell'infanzia, Desperate Housewife l'abbiamo già detto, ragazzi io mollerei un attimo, c'è anche Carl che ci sta seguendo da Filadelfia, siamo veramente internazionali. Merlo Space ha fatto anche quello, porca miseria, pure tu, eravate tutte e due, quello è stato epocale veramente, bellissimo. È stato un cambio di generazioni, una cosa nuova che non c'era, e siete state veramente brave. Allora, l'assistente di Monk che ha fatto Natalie, brava. Scooby-Doo, Daphne, visto che sono un appassionato, e sarebbe un sogno sentire Francesca su un personaggio a caso in Scooby-Doo, gli piacerebbe sentirti volentieri. Noi non c'entriamo niente. Non c'entriamo niente. Sì, scritturatemi. C'è anche Rossella Ancidoni che ci sta seguendo. Ciao Rossella, sveglia. Allora, tutti quanti doppiavano Candy Candy come facevo io da ragazzino, sì. E mi ricorda Carla, eravamo in classe alle elementari, che adesso sta a Filadelfia, che davi buca agli amici per andare a giocare se c'era una sessione di doppiaggio in programma. Ero veramente folle. Veramente un evento. È stato un evento. Allora, hai ricordo Ramma Mezzo, l'abbiamo già detto. Ne abbiamo veramente detti tanti, ragazzi. Io penso di Milla Jovovich in Faces in the Crowd, frammenti di un omicidio. Grande Roberta, Laura e Francesca, sei stata molto brava in Dragon Trainer 3. Molti cartoni animati si ricordano i nostri amici. Che brave.
Allora, Gwyneth Paltrow, veramente ne abbiamo viste tante. Io vado agli ultimi messaggi, scorro veloce, guarda quanti sono. Ragazzi, non siamo riusciti a beccarvi veramente tutti, perché siete veramente perché tanti. Perché ci siamo messi a chiacchierare, diciamo. E però abbiamo verità. Fatto una bella cosa, secondo me, perché abbiamo chiacchierato. C'è anche Eleonora, tua figlia, che scrive. Sì, c'è anche Eleonora che ci amore. Segue. C'è anche Emanuela Rossi. Evviva! Candy the best, Manu. Dice Emanuela Rossi. Candy the best. Allora, signori, grazie veramente. Io devo dare la sola di serata. Eccoci tu qua. Sai che cos'è la sola so di serata tutto. Voi non lo sapete, quindi tu no. La fai per ultima, perché la sai e non c'è sorpresa. Chi di voi due comincia? Roberta. No, io ho cominciato sempre io, la sola della serata. Non mi risulta, si metta agli atti, per favore. No, la sola della serata. Vabbè, intanto dai, vi cominciamo. Ricordo che sabato andiamo in onda con Se Prima Eravamo in Due alle 15, io Alessandro Biacconi, un cantautore che viene da Ischia, venite a vedere perché canterà dal vivo. Settimana prossima non andiamo in onda, non c'è né Dopo Cena Con né Se Prima Eravamo in Due, una settimana di hiatus, poi si riprende dal 28 con Dopo Cena Con e dal 2 marzo con Se Prima Eravamo in Due. Questa puntata sarà premierata su YouTube domani alle 14. Sarà sempre su Facebook. Condividete sulla vostra pagina Facebook, mettete un like e restate sempre con noi, perché più siamo più ci divertiamo. Io ringrazio le mie amiche, ringrazio grazie Roberta, Francesca e Laura per essere state grazie qui a fino te, a quest'ora Anna. Tarda di notte, è mezzanotte e 7 minuti, ci siamo veramente dilungati tanto. Grazie Roberta. Grazie. De Roberto, ma chiudi la puntata. Che devo chiudere? Chiudi la puntata. Quella è la telecamera, chiudi la puntata. Chiudi la puntata. Ci vediamo prossimamente su Radio Cigliano. Francesca Fiorentini, chiudi la puntata. No, l'ha già chiusa Roberta. E cambia. Non sono tagliata per queste cose. Buonanotte. Il suonatore. Il sogno d'oro. Laura Boccanera, chiudi la puntata. Allora, intanto è stata una serata fantastica, mi sono molto divertita, spero di ripeterla e niente, buon San Valentino a tutti gli innamorati. È vero, buon San Valentino, buon San Valentino. Tra l'altro oggi auguri, è la giornata, oggi siamo in diretta ed è la giornata, ieri ormai, la giornata mondiale della radio. Quindi dai! Siamo stati in diretta durante questo evento. Che bello, che l'abbiamo festeggiato bene. Io ringrazio queste tre amiche che sono state qua con me, che mi hanno reso... una serata meravigliosa, strepitosa. Grazie a te. Mi scuso ancora se non abbiamo letto tutti i vostri messaggi su Facebook, ma credo che fossero 5.000 e quindi era veramente complicato, e spero che vi siate divertiti a giocare insieme a noi. Chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook. Grazie a tutti, settimana prossima non andiamo in onda, mi raccomando, segnatevelo, si riparte il 28. Ciao, buonanotte ragazzi, a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao, grazie. E adesso chiudiamo anche telecamera alta, quella sopra dal televisore. Possiamo ciao, sbracciarci. Ciao, buonanotte fare... ragazzi, ciao a tutti. Grazie a tutti. Come buonanotte. Ricordo sempre una cosa importante che le mie amiche condividono sicuramente: siate felici. Felici il più possibile. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte.